Buonasera a Buonasera a tutti, tutti, ragazzi, bentornati all'Amante dei buonasera Podcast. ragazzuoli. Oggi siamo qui con Sara e parleremo di Ciao a ansia tutti. sociale e stress. Grazie Sara per essere con Ma noi. soprattutto di realtà virtuale. Esatto, toccheremo anche questo punto. E niente, Sara, se vuoi presentarti un minimo alla chat, così insomma sanno chi sei. Alemantidi. Alle mantidi. Ciao a tutti, buonasera. Allora, io sono psicologa e psicoterapeuta e mi occupo principalmente di ansia, stress. Ecco, questi sono i miei ambiti di maggiore, insomma, specializzazione, diciamo così. Lavoro in due ambulatori e in più anche all'Hospice di Vicenza per quanto riguarda la parte stress-lavoro correlato. Allora direi di partire subito con la domanda che si era posto il nostro pisto anche, la Sì, me differenza l'ero tra posta anch'io. psicologa e psicoterapeuta. Allora, lo psicologo è uno studente di università che finisce i 5 anni, 3 più 2, più un anno di tirocinio, l'esame di stato e a quel punto lì ha titolo di psicologo. Ti sentiamo un po' male, Sara, in questo momento? Sentite meglio? Ti Un si po' a sente scatti. un po' a scatti? Strano perché poco fa non ti sentiva per niente a scatti. Ok, però mi sembra che ti si senta meglio in Ok, realtà. sì. Che ogni tanto lag un Ah, po'. ora va bene, ora va bene. Ecco. Ottimo. No, cosa è successo? No, Non ti niente, si Sara, non ti sente? si sente, non ti si sente Da adesso, prova a Sara. stare più lontana dal microfono, non lo so più. Non Qua sono tutto a posto, mi sentite? Sì, ti si Sì, sente solamente adesso. ogni tanto un po' a scatti, come se proprio mancasse connessione per un secondo. Non si sente a scatti. Se non abbiamo noi problemi tecnici. Vabbè, Ah, non ragazzi, mi questo è sembra il bello anche della perché lo diretta, sento. come sempre. Non Eh sì, il preoccupatevi, bello della cioè. diretta, ragazzuoli, come state intanto in chat? Scrivetecelo. Grazie Creed comunque per la sub dei 2 mesi. Ne approfitto per dire che se avete Amazon Prime Ancora, potete basta. abbonarvi gratuitamente all'Amante dei Podcast Basta. come ha appena fatto Non Sage. abbonatevi, non fate. Grazie Creed. Comunque, Sara, riproviamo un attimo, vediamo se si è sistemato qualcosa. Ok, allora mi sentite? Sì, Sì, adesso sì. Bene, allora, insomma, dopo l'esame di stato, quel punto lì si ha il titolo di psicologi. Sì. La psicoterapeuta invece è quello che dopo l'esame di stato fa 4 anni di specializzazione. Ok, quindi praticamente lo psicoterapeuta è lo step successivo dello Successivo. psicologo. Esatto, sostanzialmente Quindi sì. ogni Dimmi. Esattamente, psicoterapeuta è psicologo, ma gli psicologi non è detto che siano psicoterapeuti. sì. Anche perché lo psicologo fare terapia, quindi si può fermare alla fase di assessment, quindi di valutazione, poi mettere una diagnosi, fare sostegno psicologico, consulenze, però non può fare terapia. Quindi nel momento in cui c'è un disturbo conclamato, non può trattarlo, ma lo devi inviare a uno psicoterapeuta. Ok, quindi per esempio lo psicologo è più teorico, lo psicoterapeuta invece va proprio ad agire e a fare terapia. Ma di solito questo percorso, cioè, avviene naturalmente, nel senso prima vado dallo psicologo e dopo dallo psicoterapeuta, o può essere che vado direttamente dallo psicoterapeuta che mi fa una valutazione sia prima appunto lì su due piedi e dopo la tratta con una terapia? Ma allora, secondo me nel momento in cui c'è da fare tipo una scelta di vita. Oh no, perché non si sente più adesso? Non si sente Sara adesso, maledizione. Successo qualcos'altro, non si sente di nuovo. Sono proprio dei momenti in cui l'audio proprio o va molto a scatti oppure proprio sparisce completamente. Adesso? Adesso ti si sente un po' in modalità scatti, però ti si sente. Un po' scatti, però si sente adesso. Casomai prova semplicemente a ricollegare le cuffie e vedere se cambia qualcosa. Ah, per ora si sente comunque. Adesso sì, infatti, è che ho paura che continui a parlare, poverina, e se blocca il microfono. No, massimo ripeto, non c'è problema. Stavo dicendo che se una persona ha un problema di. No. Ancora, Sara.
Ecco, vedi, è proprio questo. Oddio, ma cosa Che non succede? penso Sembra un sia problema di Skype, non collegamento penso del sia microfono. Skype. Ma qua la linea è al massimo, quindi non è. Cioè, sembra che quando parli Anche. troppo o troppo vicino al microfono, tipo ci sia il blocco, il microfono non prenda più il suono praticamente. Cioè, ti direi di provare magari sia a fare un passetto indietro col micro, cioè allontanarti leggermente dal microfono quando Però non parli. penso sia quello in realtà, perché anche io ce l'ho attaccato alla faccia al Eh no, ma microfono. sono microfoni, piste, insomma. Adesso si sente? Sì. Sì. Posso riprovo, parlo piano così vediamo se. Sì, stavo dicendo che se il problema è magari legato a un periodo difficile della propria vita o a un cambiamento, allora a questo punto è sufficiente anche uno psicologo. Nel momento in cui Ecco, adesso Sara ha smesso di nuovo di funzionare. Non so cosa sia. Sì, spero che non sia Skype che faccia il birichino, non credo No, e perché. infatti non penso sia Skype perché mi si sentirebbe anche a me a scatti, se no. Esatto. Penso avremo lo stesso problema anche con te, visto. Non so come fare. O se vuoi Sara provare a riavviare il computer ed entrare in chiamata. Però secondo me è solo il microfono che le dà problemi, non è tanto la connessione o il computer in sé. Adesso mi si sente? Sì. Sì. Adesso sì. Ritentiamo. Ritento, vediamo. Ritentiamo. Cioè, se invece si ha un disturbo conclamato, quindi comunque insomma si sente che si soffre d'ansia, che si hanno degli attacchi di panico, in quel caso lì allora beh, si fa prima ad andare da un psicoterapeuta che comunque fa la valutazione, dà una diagnosi se serve, altrimenti E ora è scomparso il volume. è scomparso di nuovo, Sara. Non è assurda questa cosa, perché tipo va in calare piano, cioè si sente poco finché non si sente più niente. No, c'è proprio un blocco, è come se a un certo punto, boom, il tuo audio non si sentisse più Si rifusa il completamente. microfono di funzionare. Sono confuso, estremamente confuso. Sì. Ma le cuffie come sono ha messo giù? Sì, mi sa che adesso proviamo là. Intanto torniamo sotto di noi Se mentre no, aspettiamo possiamo dirle di l'ospite. semplicemente cambiare cuffiette, perché non vorrei magari che fossero quelle Bluetooth e No, vanno un no, il attimo in. microfono quello. Ah, il microfono quello non, col cavo? Sì. Questo resta. Perché mi stanno Forse è il cavo del chiamando? microfono. Ah, come. Che non sia il cavo del microfono. Può essere che magari È mentre. come quando hai le cuffiette un po' spaccate del telefono che a volte senti bene. Non so Ah, se che avete poi presente. sparisce. A Sì. volte Sì. senti bene e poi ad una certa si rompono e non senti più È vero che è un niente. po' così, effettivamente. Non È un po' so così. se a voi succede, io ho sempre le cuffiette scrause di solito nella mia vita e quindi perché non decido mai di fare un acquisto serio e spenderci dei soldi, ogni volta le compro tipo 5 euro ogni volta, ogni 3 mesi 5 euro di cuffiette Per nuove. spenderne altri 10 dopo una settimana. Esatto. Quando potrei Comunque, Sara, spenderne provi, 50 in provi, una volta. riproviamo, Sara, vediamo se è la volta buona. Ok. Ecco, quindi sostanzialmente lo psicoterapeuta fa direttamente la valutazione e poi la terapia. Perfetto. Ok, ora comunque ti sentiva bene, in questo Sì, frangente ti molto sentiva bene. benissimo. Intanto vai, ringrazio quelli che ci stanno guardando per la pazienza di sistemare questi problemini tecnici, comunque insomma lo sapete che nella diretta può succedere di tutto, quindi insomma scusateci per gli inconvenienti. In ogni caso, volevo chiederti quali sono i metodi che utilizzi quando ti trovi davanti a un nuovo paziente per poter magari diagnosticare una possibile patologia nella prima seduta? Che domande puoi fare? Allora, per prima cosa è molto importante capire com'è la vita del paziente e fare una chiara analisi della domanda, il che vuol dire andare ad approfondire effettivamente se ci sono eventualmente No, ora il microfono inizia a fare. Ecco, ora il microfono è iniziato a saltare e poi è scomparso.
Incredibile. Così? Ascolta, no, magari più che altro, Sara, per evitare di farti ripetere le cose 1.000 volte, soprattutto a te, poverina, hai magari un altro microfono, un altro paio di cuffiette, anche semplicemente quelle del telefono? Esatto, da collegare. Sì, effettivamente è vero. Cioè, abbiamo fatto tante altre live con cuffiette del telefono, quindi non Esatto, sarebbe. anche live Sì, perché direttamente da persone che ci. sennò veramente diventiamo pazzi tutti e due. La scheda audio del computer sempre Adesso no, ascolta, mi metto in con il mio ora si portatile. sente benissimo. Ecco, cioè quando uno smette di parlare, poi riparte. Sembra tipo che il Non microfono debba è che ricaricarsi. sta per il coso, non è che ci hanno attivato la riduzione del rumore su Skype. Classici problemi della diretta. Avete attivato la riduzione del rumore su Skype per caso? No, non abbiamo queste cose attive in realtà. Però noi non abbiamo mai avuto questi problemi, minimamente con. No, infatti, anche, il problema è che qua da me dà Ma sì, anche voi la tutto. linea O è la o linea? no, però la linea è impossibile perché ti vedremo anche noi, è abbastanza scattosa. Esatto. Senti, mi prendo il portatile a sto punto. Sì, se vuoi, guarda, intanto ti aspettiamo, noi facciamo con due chiacchiere così Con la con la chat, chat. intanto ti aspettiamo che ti colleghi Non ti con. preoccupare. Ragazzi, non so se mi sentite, ma io Oddio. ci Sì, sono. eccola, Oddio. E ti eccola. si Ciao sente Sara. meravigliosamente. Oddio, ti si tutta un'altra luce, tutta un'altra qualità. Vabbè, Audio, però però. va bene, benissimo. Vai, 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 torniamo allora. Eccoci di qua. Perfetto, eccomi qua. Sono andato a fumare la Vediamo un cicca nel frattempo. secondo. Stiamo. Guarda, Bravo, bravo. Vero e unico Carletto. preferisco una bassezza di qualità video piuttosto che Audio. audio. Quindi guarda, molto meglio così, No, molto meglio benissimo, così. grazie Sara per la. Ok, niente, niente, figurati. No, anzi, mi dispiace perché boh, ho preparato tutto il setting No, ma infatti. fantastico. Ma Setting figo, infatti il setting era perfetto, solo che era incredibile che parlavi e tipo è sempre più in basso, no? Cioè la voce calava sempre di più Sì, finché non ma si sentiva. boh, non lo so, molto strano anche perché ha funzionato sempre bene, quindi non capisco, vabbè, non importa. Beh, ora comunque. L'importante è che siamo tornati. Sì, eccoci qua. Ragazzi della chat, riecco Sara, siamo pronti per ricominciare. Esatto. Dove eravamo rimasti? Allora, siamo rimasti alle domande da porre a una persona, la prima Ah, volta sì. per capire, per diagnosticare che malattia, se malattie, sintomi, sono patologie. Sì. Beh, niente, allora, domande specifiche, beh, più che altro bisogna capire un po' che storia ha il paziente questo, anche per capire se ci possono essere stati degli eventi scatenanti oppure se ci possono essere state delle problematiche particolari. Capire anche com'è la famiglia, anche questo è molto importante perché molto spesso alcune, anzi quasi sempre si può dire, è determinato dallo stile educativo anche della famiglia, derivante dalla famiglia. Quindi Ok. sì, dallo stile anche di attaccamento, come si dice in gergo, insomma, quindi stili di attaccamento ce ne sono diversi, a seconda di quello che è stato utilizzato o che è stato sviluppato, che non è, che avviene consapevolmente anche tra l'altro questo. Ma Esatto, è una cosa avviene. inconsapevole. Sì, infatti io sono dell'idea che prima di diventare genitori bisognerebbe fare Un un corso. training, tipo. Guarda, Amazing Dorina mi ha portato la tisana, quindi lei il training l'ha fatto e l'ha superato. Comunque, era quello che parlavamo anche io, Olga, una volta in una puntata, sta cosa qua del fatto che non tutti, cioè la maggior parte dei genitori non sono pronti per essere genitori veramente, ci vorrebbe davvero un training del genitore, Un minimo, giusto per non traumatizzare troppo il bambino nei primi Esatto. anni di vita, perché sennò. Diciamo che non è, Comunque, allora. partiamo dal presupposto che non è facile essere genitore. Cioè, ragazzi, No, cioè, stiamo ovvio. parlando di No, un qualcosa di molto no, ma difficile proprio perché da non è fare. facile ci vorrebbe davvero un mini training. Proprio perché non è facile. Comunque, Freud non aveva allora tutti i torti quando collegava qualsiasi patologia alla madre, praticamente. All'affezionarsi alla madre. Beh, allora, no, non aveva tutti i torti. Ha tutti i torti. No, diciamo che un po', cioè sicuramente influisce tantissimo, infatti si cerca sempre di capire un po' lo stile di attaccamento anche, ma non è soltanto la mamma comunque, cioè è Sì, chiaro che il sì. primo legame lo si ha con la madre e quindi incide magari al 60%, l'altro 40% comunque insomma È l'individuo. è il padre. Ah, il padre. Eh E sì, quanto c'è entrambi. dell'individuo, nel senso, cioè, spesso si fa riferimento a
alla famiglia quando si parla di problemi derivati dall'individuo che è nato da quei due individui. Nel contesto, per esempio, molti serial killer sono stati studiati e si è visto che effettivamente avevano problemi derivati dall'infanzia che avevano vissuto. Però sì, secondo me c'è anche traumatica. Esatto, c'è anche una predisposizione comunque dell'individuo, oppure è completamente frutto di fattori esterni? No, allora, secondo me no, c'è anche comunque una predisposizione che è nata comunque da fattori precedenti, quindi comunque la famiglia ritorna in ogni caso, anche certo. Forse solo a livello genetico, a livello, insomma, a qualsiasi livello, comunque la famiglia ritorna. Esatto. Dopo, se ci sommiamo il contesto sociale, sicuramente influenza anche quello. Sì, chiaro, sì. Anche l'accettazione della persona all'interno del contesto sociale in cui si trova è molto importante, perché una Ok. persona può avere una famiglia veramente molto supportiva, ma se l'ambiente sociale non è supportivo, o comunque magari diventa vittima, Certo. allora a quel punto lì o si trova in un contesto dove non viene accettato per ciò che è, ora ovviamente lì si creano magari non dico dei veri e propri traumi, ma magari dei microtraumi che di sicuro non aiutano. Sì, quindi ecco perché dici che è molto importante capire prima situazioni familiari E poi il e resto. anche quello che lo circonda nella sua vita, proprio perché da questo capisci anche cosa può aver sviluppato. Certo. Comunque, tornando nel vivo dell'argomento, no, la realtà virtuale, dovrei chiederti, cioè, come funziona la cura con la realtà virtuale? Esatto, anche perché è una cosa molto Cioè, nuova che di cui nessuno o penso. anzi, potrei addirittura partire chiedendoti che cos'è la realtà virtuale, forse non so se tutti Però. sanno che cosa sia. Allora, beh, si fa. Beh, insomma, funziona come nei videogiochi, quindi c'è il visore per la realtà virtuale. Dipende un po' anche dal modello, ce ne sono diversi. E quello che ho scelto io può essere anche standalone o comunque controllato da un tablet. All'interno ci sono dei programmi già preimpostati, creati appositamente per non la terapia, perché comunque non fa terapia, è un supporto. È un supporto. Diciamo che per la mia esperienza ho visto che potenzia gli effetti. Questo sì. Ad Ok, quindi esempio, sì, no, dimmi, dimmi. dico, quindi praticamente sì, cioè non è che propone cose nuove, però aiuta molto di più a fare terapie cioè rende più efficaci le terapie normali, giusto? Esatto, soprattutto per ad esempio quelle problematiche che hanno necessità di fare dell'esposizione e quindi, come dire, esporre la persona allo stimolo, ad esempio nelle fobie, faccio la sparo lì, si va a esporre la persona gradualmente in modo tale da gestire la fobia, gestire l'ansia che ne scaturisce e quindi vedere che effettivamente non c'è un reale pericolo. E quindi a questo punto qui potenzia molto la cosa. Io lo utilizzo soprattutto per il rilassamento, ad esempio, perché ho visto che per quanto io possa spiegare in prima persona quello che è come fare il rilassamento, la respirazione, eccetera, con il visore lo imparano subito o comunque molto Ok, velocemente, è molto più immediata. secondo te può essere anche grazie al fatto psicologico che una persona associa il visore ad un gioco? Cioè che dica tipo, ok, io ora mi metto questo visore, dico quello che la realtà virtuale mi dice di fare, quindi come la respirazione ad esempio, e venga associata proprio a un momento di gioco, perché alla fine il visore tra i giovani perlomeno è parte di videogiochi, no? Allora, se avesse funzionato soltanto con ragazzi giovani, ti direi di sì. Però ha funzionato molto anche con persone che non l'avevano mai visto in vita sua e di una certa età. Quindi, secondo me, è legato più al fatto dell'immersione. Ok, quindi proprio un fatto che oltre ad ascoltare anche proprio l'effetto visivo che ti fa entrare dentro subito. Ma le persone, hai detto persone anche più anziane, no? Erano un po' scettici loro? No, onestamente no. Mi hanno detto, Strano. boh, vabbè, proviamo. Ah, Però non. quindi Sì. curiosità più che perplessità.
Sì. Non l'avrei detto, No, non nemmeno so. io, però. Io avevo. Sono stata fortunata Io avevo una domanda piuttosto per capire un attimo come puoi utilizzarlo te. Facciamo un esempio proprio. Metti che una persona sia affetta da agorafobia. Cioè, in questo caso, Cos'è il visore può l'agorafobia, essere. pistò? È la paura di uscire negli spazi aperti, se non mi sbaglio, giusto? Sì, esatto. E Io in quel capirò, caso, certo. l'individuo può essere sottoposto a sessioni dove viene messo in spazi aperti tramite il visore, punto di domanda. Cioè, si fa così, nel senso per gradi. Può Sì, c'è essere il un programma aiuto. apposta. Sì, Ah, ok. bello. anche per l'ansia sociale. E quindi si è messo in situazioni in cui si è a contatto con la società sostanzialmente, ad Sì, esempio, per l'ansia sociale. diciamo, sì, esatto, sì, cioè sono quelle, tipo ce ne sono uno o due, mi pare, dove viene simulata una situazione sociale, ad esempio una cena, ok, Ok. con delle persone, quindi vai ad aumentare anche il numero di persone e quindi vedi insomma un po' Ma la come... Però reazione. ovviamente va fatto un training prima, non è che mettiamo l'agorafobico direttamente con la realtà virtuale, ciao, arrangiati, insomma. Quindi deve essere fatto un training, deve essere fatta la terapia prima, deve essere, insomma, deve essere veramente pronto, ecco, deve essere momento giusto, Sì, non insomma. viene buttato in piazza così. Comunque, calzino pazzo, guarda, sei arrivato giusto giusto con un pelo in ritardo perché abbiamo appena spiegato che appunto la realtà virtuale aiuta proprio perché ti fa un'immersion più potente nella terapia, cioè ti dà più sprint nella respirazione, nel concentrarti, cioè ti aiuta proprio perché ti immerge non solo in maniera uditiva ma anche visiva, sei proprio nello spazio. E c'è poi anche da dire che di solito si utilizza l'immaginazione per esporre la persona, però siccome noi non sappiamo cosa sta pensando la persona, potrebbe anche non pensarci, perché se è troppo fobigeno lo stimolo, è chiaro che la persona cerca di togliersi da quella Eh situazione. beh, Invece chiaro, in sì. questo modo qua siamo sicuri che quello vede. In pratica è proprio li guidi l'immaginazione, praticamente. Sì. Che penso sia la terapia migliore, perché appunto, come dicevi te, uno può anche dirti sì, guarda, me lo sto immaginando, ma in realtà sta facendo di tutto per evitare magari il pensiero semplice anche. È Sì, o vero? comunque ha molta difficoltà o trovi più resistenze, invece così nel momento in cui tu l'hai già preparato bene, allora a quel punto lì allora sì, è pronto insomma ad affrontare quello che è il suo stimolo fobigeno. Poi ognuno ha il suo modo di immaginare le cose, nel senso Esatto. mi puoi dire immaginati una piazza aperta, io me la posso immaginare grande 20 metri per 20 come una piazza gigantesca. Però quello ci sta. Ah, ok. Anzi, è anche indicativo secondo me. Perché se una paura, cioè se una persona ha paura di stare in una piazza di 20 metri, chiaramente ha un'ansia più elevata rispetto a una persona che ha paura in una piazza di 100 metri. Non so se mi spiego, ok? Sì, chiaro. Ma ti è mai capitato di avere degli effetti contrari, delle controindicazioni utilizzando il visore con qualche paziente che magari l'abbia rigettato? No, finora no. Però, appunto, ti ripeto, l'ho utilizzato soprattutto con il rilassamento. Quindi non l'ho neanche ancora, cioè non mi sono neanche ancora capitati i pazienti agorafobici, ad esempio. Dalla chat Calzino Pazzo chiede, che no, è il nostro utente, come si può superare la paura del giudizio del tuo capo di lavoro se parli con un manichino 3D? È scettico lui. E chiede proprio come può funzionare la cosa. Come puoi Infatti, assicurare ad un... come ha detto, implementa, cioè non è una cosa che ti risolve il problema, c'è un lavoro dietro comunque. Sì, Ah, certo, sì. non è che tu arrivi da lei e ti dice, mettiti il visore, toh, curiamoti, Sì, se no cioè... siamo capaci tutti a fare il suo lavoro, ragazzi, cioè non si può fermarci solo sul visore in questo caso, cioè cioè è usato per aiutare la persona a superare un qualcosa tramite una terapia comunque. Ah, comunque se vuoi rispondere a Calzino Pazzo che lo Sì, sì, domanda. sì, sì. Allora, intanto bisogna tenere conto comunque del fatto che il capo ha comunque un'autorità, quindi ovviamente il giudizio di una persona che noi riteniamo autorevole in qualche modo ha più peso rispetto al giudizio di un'altra persona, di un estraneo completo.
Chiaramente non è una problematica che si può risolvere adesso, ok? Però bisogna farsi circa, direi, tre domande fondamentali. Il chi te lo sta dicendo, quindi chi è la persona che tu hai davanti, il perché te lo sta dicendo e il background di quella persona. Perché sono importanti queste tre domande? Perché nel momento in cui tu hai chiaro il chi te lo sta dicendo, capisci già e diventi consapevole del peso che questo giudizio ha su di te. Il background ti fa capire, il background della persona, parlo, ti fa capire che tipo di vita ha. Cioè, se magari sta passando un brutto periodo, quindi magari ti si rivolge in maniera diversa rispetto a che se è felice, oppure se ha avuto delle difficoltà nella sua carriera di lavoro, o se a suo tempo è stato trattato allo stesso modo e quindi semplicemente è un apprendimento come ad esempio i professori che quando erano alunni magari erano trattati male dai docenti, quindi quando loro stessi diventano professori poi trattano male a loro Sì. volta gli alunni, no? Classico. È una sorta di sì, è abbastanza classico, è una sorta di come mi sfugge il termine, Riflesso quasi. sì, vabbè, mi sfugge il termine, insomma, comunque una sorta, neanche una vendetta, una sorta di rivalsa, ecco. Okay. Una sorta di rivalsa. E poi il perché anche te lo dice, cioè lo dice semplicemente perché è incazzato, si deve sfogare, oppure te lo dice perché effettivamente vuole correggere un tuo comportamento. Quindi anche lì bisogna andare a cercare, e qua si fa riferimento anche a capire perché capire la differenza fra critica e giudizio. È difficile. Sì, in realtà è utile capire l'oggettività di quello che la persona ti sta dicendo. Cioè, se ha dei riscontri oggettivi quello che ti viene detto, allora è una critica, per quanto male possa essere detta, però comunque è una critica, ok? Quindi a quel punto lì uno si può prendere la parte oggettiva di quello che la persona gli sta dicendo e cercare di prendere solo quella, tralasciando magari il metodo. Se invece non c'è un'oggettività, ma è semplicemente Ok. un'opinione personale, a quel punto lì si può andare, questa qua fa parte proprio della comunicazione, si può andare ad approfondire meglio per cercare di capire cosa la persona sta chiedendo. Quindi anche nel momento in cui si va a chiedere, ok, ma nello specifico cos'è che ho sbagliato? Adesso faccio un esempio, ma nello specifico cos'è che ho sbagliato? Se la persona prende e se ne va, allora vabbè, magari avrei 2 minuti. Sì. Se invece la persona comincia a spiegare, magari facendo domande anche la persona si calma perché vede comunque con interesse da parte dell'altra persona e quindi comunque il feedback che riceviamo, insomma, è anche positivo. Però cioè dopo che una persona si è posta queste tre domande, come può il visore aiutarti nella terapia dopo? Cioè, se può aiutarti in questo caso? Allora, il rilassamento forse può essere utile, nel senso che cioè il rilassamento non è semplicemente un mezzo per abbassare il battito cardiaco, la pressione arteriosa o ritrovare, cioè serve anche proprio per ribilanciare la propria emotività. Quindi dici, magari è stato sgridato dal tuo capo, appunto, e insegnando la tecnica di rilassamento tramite il visore, cioè, ti abitui che dopo questa sgridata ti calmi un attimo nel tuo posto di lavoro, ti fai i respiri che hai imparato a fare tramite il visore e ti poni le domande magari con più calma. Quindi sì, quindi. Esatto, sì, Senti, anche sono. proprio per inibire lo scoppio d'ira, perché è naturale che ti Eh beh, incazzi sì. se uno ti dice. Dopo là però è soggettivo anche, secondo me, tornando al discorso anche di prima, cioè cosa magari una persona reputa come critica o cosa magari come un'accusa, nel senso io magari sono una persona, io non sto parlando di medico, io come individuo sono una persona magari più pragmatica, quindi da quello che mi viene detto traggo solamente le cose essenziali, invece magari sono un po' più empatico e di conseguenza traggo tutto quello che mi viene detto, capito? Cioè magari anche l'offesa detta prima di iniziare la critica, capito? Sì. È molto soggettivo come problema anche questo, secondo me. Nel senso che bisogna
bisogna capire realmente quale sia la critica e, come dicevi te prima, Sara, e quale sia appunto semplicemente l'offesa fatta giustamente per il gusto di farlo. Esatto, e anche e soprattutto capire se la persona è abituata a essere giudicata. Cioè, se nel corso della sua vita ha sempre subito dei giudizi e non è mai stato accettato, è difficile che veda in maniera, cioè veda un commento, una sola critica e non un giudizio. Ok, sì, ho capito. Sì, infatti per questo, tornando a prima, ecco perché è importante sapere il background, cioè lo stato sociale della persona, cosa intorno a sé e la famiglia anche, perché da queste cose capisci se è una persona soggetta o no, magari a giudizi fin da Esatto, piccola. oppure magari una persona che non è mai stata criticata in vita sua e si ritrova per la prima volta giudicato e magari si rimane Sì, un un po' attimo spiazzato. Eh sì. triggerato, Anche perché il sì. mondo del lavoro spesso ti lascia un attimo. Cioè, ti abbassi le difese, non cioè, sei un attimo perso, ecco, quando entri proprio una Sì. volta nel Dopo mondo del dipende lavoro. anche dall'individuo, quello sia chiaro. Ovviamente, Certo. ovviamente. Comunque, volevo chiederti, Sara, ma quest'idea qua di utilizzare il visore della realtà virtuale, dove è nata quest'idea? Bah, allora, io nasco in realtà come perito informatico, quindi tutto Ok. quanto la cosa legata a questa sfera mi incuriosisce parecchio. Quindi nel momento in Ti cui ho visto... interrompo un attimo per dire, Sì. Pisto ha fatto la nostra stessa scuola, ecco, volevo solo dire questo. Ah, bene, grande. Bene, bene. Informatica? No, elettrotecnica. Ah, elettrotecnica, ok. Cosa, mi sono persa. Ecco, quindi quando ho sentito realtà virtuale applicata alla psicologia mi sono illuminata. Ho detto no, vabbè, devo averla assolutamente. Devo far sì che Quindi sia mia. praticamente hai, cioè come direbbe la nostra ospite di giovedì, hai unito, no, il tuo lavoro da psicologa alla tua magari passione Esatto. dell'informatica e le hai messe insieme. Quindi praticamente hai tirato fuori questa idea qua della realtà virtuale. Hai portato avanti questa passione che avevi precedentemente. Sì, ma oddio, in realtà il connubio perfetto sarebbe stato lo studio sull'intelligenza artificiale. Tanta roba. È vero. Lì però Già, secondo me è più settore informatica che ricerca però non è psicologia. proprio... Ma comunque, da quanti anni è che c'è in circolazione questa realtà virtuale come scopo terapeutico nel mondo della psicologia? saranno... Non lo so, sai, non vorrei dirti una cavolata, però almeno un anno e mezzo, due. Sicuri? Ok, sì, comunque no, non tanti, ecco, è comunque una cosa No, 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 abbastanza no. No, anche nuova. perché comunque all'inizio le tecnologie erano, cioè bisognava saperle programmare perché comunque dovevano essere create ad hoc o insomma, sì. Bisognava trovare la tecnologia giusta, bisognava trovare le aziende che lo producessero, poi bisognava vedere anche la risposta degli psicologi, perché non tutti sono Ovviamente. high-tech. Mi viene proprio da pensare alla didattica a distanza dei professori, Eh praticamente. sì, eh sì. È vero, Che è anche la stessa lì è cosa. stessa cosa. Cioè, c'erano i professori che hanno evviva la didattica a distanza, che bello che facciamo scuola anche da lontani, e altri professori che occhio a usare un computer. Aia, la webcam fa È vero, è vero, è male. vero, è vero. Sì. Ma nel tempo libero, Sara, per caso, utilizzi il visore per giocare anche? No, no, non ce l'ho. Utili per i pazienti e basta. Sì, sì, Ma sì, sì. anche E volendo non potresti giocarci? ci sono dei giochini all'interno. Sono un po' stupidetti, però. Ma Cioè, quindi ad li hai esempio, provati? sì, ovvio. È giusto, bisogna testare prima di darle ai pazienti. Ma quindi Sara, sono visori prettamente indirizzati per la dottrina, appunto, cioè non sono visori, diciamo, universali, oppure scarichi dei programmi nel visore? Cioè, spiegami un attimo. No, allora quello che ho io e so anche di un'altra marca che sono proprio specifici Ah. per la psicologia, quindi sono utilizzabili solo ed esclusivamente per quello. Ok. Alcuni so che utilizzano l'Oculus proprio, Sì. Ok. però non so, sinceramente non so che programmi ci siano dentro, perché comunque mi pare che bisogna interfacciarsi con Sì, devi un'azienda che li interfacciarsi produce. con appunto tutti i vari programmi che ha. Dopo magari all'interno può essere che ci siano programmi fatti appositamente per psicologi o psichiatri. Sicuramente perché comunque non, cioè, devono essere fatti ad hoc, non possono essere improvvisati.
Ma potenzialmente qualunque malattia, patologia può essere curata col VR. No, Ok, non secondo me, tutte. almeno, secondo me, no, al momento attuale, quantomeno. Che patologie di solito preferisci curare tramite il visore? Ansia e stress. E Sì, principalmente. quindi tutte, diciamo, lo chiamo brutalmente, che non è il termine corretto, però chiamo brutalmente cluster di disturbi ansiosi. Ok. Ok. Allora, dalla chat Gazzera Blu chiede: simpatici episodi di nausea e vomito col VR? No, non Sono mai credo. successi Spero di qualcosa? no. No, non No, mi è mai successo, per fortuna. Infatti, per fortuna veramente. generalmente, no, in realtà, siccome non mi è mai successo, do per scontato e quindi metto direttamente il visore in testa alla gente, però non mi è mai successo, per fortuna. Ok. No, infatti. Perché sennò sarebbe un po' scomodo, immagino, che la gente magari inizi a vomitare durante Che una... cosa succede, No, Junior? per nulla Comunque, simpatico. E beh, poi ora con la mascherina ti vomiti addosso. visto che parlavamo di ansia adesso, riusciamo a dare una definizione di ansia sociale? Allora, l'ansia di per sé, faccio una breve premessa, Sì. perché lo si dice spesso, però sempre meglio ribadirlo. L'ansia di per sé non è una reazione, cioè non è un disturbo. E basta, cioè, nasce, cioè ha anche la sua categoria diagnostica, però non è semplicemente un disturbo, è una reazione fisiologica assolutamente naturale. E il problema è che si attiva nei momenti Meno opportuni. sbagliati. Esatto, sì, o comunque con degli stimoli che non è il leone dentro una savana, ok? Però Certo. magari è una condizione che ci mette a rischio. Quindi non si è ancora dissipato come meccanismo di funzionamento, credo che neanche mai lo farà, perché comunque è legato al sistema di sopravvivenza alla fine. Ok. Nasce comunque dalla paura, di fatto. Quindi ogni tipologia di ansia ha una paura di Quindi fondo. sempre, c'è cioè sempre. Sì. Sì, Il problema è quando sì. nasce in situazioni che non dovrebbero generare ansia sostanzialmente, Esatto, giusto? però allora lì va capito che paura c'è sotto. E quindi, ad esempio, nel caso dell'ansia sociale, la paura può essere o del giudizio o del confronto con gli altri, quindi comunque parte da un'insicurezza di base. Ah, sì, comunque Una gente. paura verso cioè, quello che pensano gli altri di te in quel caso. Esatto, sì. O comunque di non riuscire a far fronte a quelle che sono le richieste. No? E quindi il fatto che magari, non so, ti si chieda, oppure anche la paura di accettazione, di non essere accettati per come si è, Ok. e soprattutto quando nel tempo, comunque nel corso della vita, si è spesso stati giudicati o comunque non accettati dall'ambiente sociale o dall'ambiente domestico, insomma. Ok. Ma comunque l'ansia di per sé non è che se uno prova dell'ansia in determinati momenti vuol dire per forza che abbia una patologia. Cioè, No, assolutamente l'ansia comunque è no. normale, giusto? Certo, sì. No, diventa patologico nel momento in cui, e questo è fondamentale, va ad incidere sulla qualità della vita quotidiana. Ok, perché se ad esempio io prima di un esame ho ansia, non è che devo andare dallo psicologo perché ho ansia prima dell'esame. No, se la sai gestire, no. Sì, no, ovviamente se poi uno si strappa Anzi, i capelli. sì, infatti, l'ansia è utile perché mobilita le risorse. E quindi in realtà incentiva anche, ad esempio, la memoria. Quindi Ok. quando è a un livello giusto, diciamo così, detta proprio male, quando ti garantisce quel grado di attivazione ideale, allora a quel punto lì Ecco, a me non è inizia. successo così, mi ricordo il mio esame di quinta superiore quando ero super ansioso e mi sono pure dimenticato il documento per essere presente quel giorno, quindi ho dovuto chiamare per farmi portare il documento. Quindi in quel caso devo dire che la mia memoria non era ottima. Ecco, quelli lì si chiamano effetti disorganizzanti dell'ansia, quindi vuol dire che l'ansia è troppo elevata e quindi manda un po' in tilt il sistema. Dalla Sì. chat parlano di ansia organica. Che cos'è l'ansia organica? Ma intendono biologica, cioè vuol dire che dipende da uno squilibrio di tipo ormonale oppure di tipo neuro.
Io penso di sì, perché diceva, cioè chiedeva se parlavamo di ansia organica o di ansia funzionale. Quindi penso di sì, fosse a livello organico. Allora, a livello allora, ci sono degli scompensi ormonali che possono provocare diciamo delle reazioni ansiose così un po' a caso, ad esempio, oppure degli scompensi a livelli di neurotrasmettitori, ad esempio, altrimenti gli psicofarmaci non avrebbero effetto. Sì. Okay. Quindi appunto va differenziata l'origine se biologica oppure se dovuta diciamo alla vita di tutti i giorni, ecco, quindi se l'origine Comunque, tornando all'ansia, degli organi, tornando cosa vuol dire appunto degli organi? degli organi, così anzi, sono gli organi che hanno ansia, Diceva ansia ragazzi. strutturale, diceva, nella chat. C'è il cuore che ti dice: oh mio Dio, devo battere. Vabbè, bene che lo faccia, quando lo fa troppo, no. Se lo fa Okay. Però troppo lì, poco. allora, a questo punto qua, comunque mente e corpo sono molto legati. Quindi anche nel caso di ansia di origine fisiologica, comunque la respirazione aiuta molto a controllare quella che è l'espressione fisiologica dell'ansia, ad Ok, sì. esempio. No, Dopo credo. dipende sempre a che livelli è, perché se nel momento in cui è gestibile, allora l'utilizzo degli psicofarmaci è chiaramente consigliato, insomma, per gestire l'acuto soprattutto. Le benzodiazepine però creano dipendenza. Infatti c'è abbasso la benzodiazepina. Creano dipendenza. Piuttosto è meglio utilizzare magari gli inibitori della ricaptazione della serotonina, che tra l'altro migliora, sono degli stabilizzatori dell'umore sostanzialmente, vengono usati soprattutto nei casi di depressione. Però Ok. hanno degli effetti positivi anche con l'ansia. Ma che lo chiedi appunto, tornando all'ansia sociale, come faccio a capire che magari sono affetto di ansia sociale? Da cosa posso riconoscere che soffro di questa patologia? Curioso. Allora, nel momento in cui comincio ad avere reazioni ansiose, ogni volta che so, quindi comunque l'ansia anticipa lo stimolo. Nel momento in cui so che ho delle relazioni sociali da intrattenere in qualche modo, Ok. okay? E poi scatta l'evitamento, quindi ho ansia, evito. Quindi quando comincio ad evitare tutte quante quelle situazioni che possono crearmi ansia, quindi ad esempio andare al bar, oppure una riunione, o comunque essere in mezzo a della gente o conoscere persone nuove, ad esempio. E comincio ad evitarle in maniera sistematica, allora a quel punto lì l'ansia sociale è già marcata, Vuol dire che è insomma. elevata. Ok. E vabbè, dalla sotto avevano scritto che. Vabbè, Calzino in realtà voleva sapere, cioè voleva rispiegare come funziona la terapia, perché lo vediamo che Calzino è un po' scettico sull'uso del visore. Però torniamo a dirti, Calzino, che cioè, non è che il visore di per sé da solo cioè, risolve il problema. Esatto. No, magari, Cioè, ti cioè, insegna il visore ti saremo a aiuta con la posto tutti. respirazione. Cioè, adesso ti faccio un esempio. Tu stai andando a fare una seduta, da quello che ho capito che ci ha detto Sara. Cioè, tu stai andando a fare la seduta, e arrivi lì e magari il VR viene usato se la persona in quel caso anche non è a suo agio, magari è un po' stressata. Magari per farla calmare viene usato inizialmente, magari, e dopo viene svolta la terapia normale, nel senso la seduta normale, giusto? Esatto. Sì, lo scopo comunque va sempre ricordato che è quello di rendere il paziente autonomo. Quindi cercare di sbrogliare un po' di nodi che ha avuto magari all'interno della vita, che possono essere ovviamente, cioè, che sono collegati al problema, non andiamo ad aprire vasi di Pandora che magari. Ok, Escono cose ancora quindi. peggio. Sì, poi un'altra cosa che ci tengo a dire è che ci sono approcci diversi di psicoterapia, quindi ogni approccio utilizza dei metodi diversi. Possono essere più strutturati, diciamo così, quindi con dei protocolli più definiti, altri invece sono un po' più liberi e seguono molto di più il paziente. Okay, quindi quello che ti porta il paziente in quella seduta lo si affronta, perché comunque se lo porta vuol dire che crea disagio. Okay, anche perché è difficile che la persona venga lì e ci dica: ah, oggi è una bellissima giornata, cioè mi fa piacere, okay, però
cioè, penso mi sia Chiaro. capitata una volta tipo che ho detto bene, ciao, questa è l'ultima seduta, però insomma, verso la fine del percorso ce l'aspettiamo, non di certo l'inizio. Quindi comunque sì, dipende un po' dall'approccio, ce ne sono diversi. Non vorrei entrare nel merito perché secondo me andiamo un po' off topic. No, ma infatti anche, tra l'altro, Calzino, per chiudere, cioè di fondo non puoi parlare di una terapia quando ci sono mille modi per affrontarla, cioè, dipende anche soprattutto dal tipo di patologia che ha la persona, capito? Cioè non è che c'è una terapia unica per qualsiasi tipo di problema, quindi è anche difficile stare qui a spiegarti quale sia la terapia Sì, giusta guarda, piuttosto che... ti dirò Calzino, essendo che sei arrivato in ritardo, noi per richiamo la live su YouTube, ti riguardi i primi 10-20 minuti in cui ti spiegavamo bene sta cosa, insomma, quindi Ecco. magari ti salti i primi 20 minuti in cui stavamo cercando di sistemare i problemi tecnici, però ecco, da 20 minuti in poi inizia la live. Comunque, Sara, volevo chiederti, con il coronavirus ti è capitato di vedere un aumento di queste problematiche d'ansia sociali e secondo te, per tuo parere personale, possono in generale essere aumentate con il Covid? Allora, per mia esperienza personale, allora, da quello che leggo negli articoli e da quello che mi dicono i miei colleghi, sì, a me personalmente no, sono aumentati i casi di preoccupazione per la salute, quello sì. Ok. Quindi secondo me dipende un po' dalle zone, nel senso che in città probabilmente si stanno già verificando dei problematiche di ansia sociale, forse. Perché comunque magari l'isolamento era un po' più maggiore rispetto alle aree un po' più di campagna dove Vero. comunque Che c'era la qua si fuga. tende a un attimo sviare le regole. Sì, un po' troppo. Però secondo me nel momento in cui cominceranno a riaprire aumenteranno i casi. Ok. Perché a quel punto lì ci sarà il sospetto anche di prendere il Covid, perché non sai mai, cioè ci sarà chi finalmente lo vedrà come una liberazione, quindi baci e abbracci a tutti quanti, e chi invece sarà Invece mi molto. immagino l'ipocondriaco, quindi Giulio in questo caso che esce con la Buonasera. paura di ammalarsi di Ma Covid. in realtà no, nel mio caso no, perché appunto il Covid non rientra nelle mie paure da Preoccupazioni. ipocondriaco. Ecco. Però sì, cioè, Giulia ha più paura di ricevere una zoccolata da un cavallo in piazza che di Ah, ammalarsi di questa non è Covid. ipocondria, ma è una pura paura umana normale che chiunque dovrebbe Cavallofobico. avere. No, i cavalli sono comunque animali che possono ucciderti, quindi è un dato di fatto, non è che è una paura Non è questa. Questa vero. non è una paura, questa è realtà dei fatti, che Va è scienza. bene, Cioè, vogliamo che ragazzi. andiamo a cercare in Già te live lo i sa. dati? No, tanto lo sapete già, conoscete questa cosa di Giulio. No, perché Sara ti informo che il cavallo è l'animale domestico che fa più vittime al mondo ogni anno, ecco, giusto per... Giulio! giusto per avvertirti, ecco, dei rischi Stai di attento ai cavalli. cavalli, insomma, questa Ok, è la ci starò conclusione. distante. Beh, l'importante è non passarci dietro. Quello Esattamente, sì. se Sennò, boom, ti stendono Ma in diretto. realtà basta che gli metti Pensa una che ci siamo mano, quello passati sapete. dietro un mese fa, Giulio. Allora, ti dico solo che ieri in bici ho visto un cavallo, io mi sono Cambiato strada. corso via, e mi veniva incontro perché gli aveva puntato e stava avvicinando a me. Devo Ho detto... ucciderti. Via, questo mi stende adesso. Ma comunque, se io magari vedo che un mio amico sta cominciando magari a soffrire d'ansia sociale, così come potrei aiutare un amico che soffre di questa patologia? Non è una domanda facile. E qui è la matita, abbiamo domande difficili e facili. Non è una domanda facile, nel senso che mi verrebbe da suggerire di dirgli guarda, prova a sentire uno specialista, Certamente. giusto per capire. Anche perché delle volte forzare la persona ad uscire può essere controproducente. Sì. Ok. Soprattutto se è già in fase avanzata. Se nelle fasi iniziali può essere d'aiuto, perché comunque sproni la persona ad affrontare in un certo senso la paura e quindi lo stimoli ad uscire. E lo farebbe comunque con una persona di fiducia. Però comunque questa persona si prende una responsabilità importante, perché non è che lo può portare fuori e poi lo molla là, perché Eh sì. sennò crea il trauma, ok? Quindi cioè, non è così semplice Ok. da fare, cioè
è anche una responsabilità a questo punto. Quando in fase avanzata invece bisogna stare attenti. Ah, tra l'altro anche un'altra cosa è che questa persona in realtà può creare anche una sorta di... mi sfugge il termine, scusate. Praticamente la persona dice ok, ma da solo non vado. Ok. E quindi la persona si abitua ad uscire soltanto con qualcuno di Ah, cui ha ok, che è un fiducia. altro, quindi è un altro L'aiuto per problema quello. forza. Esatto, anzi va a mantenere ulteriormente, cioè un fattore di mantenimento sostanzialmente della Forse va a problematica. peggiorarlo anche da quel punto, perché oltre a non uscire, cioè deve essere pure accompagnato da una persona stretta. Esatto, diventa dipendente. Ok, Sì. Sì, peggio sì, sì. ancora. Per E cui. questo come anche l'evitamento della situazione fobigena, in realtà mantengono entrambi il problema. Per cui sì, cioè se tu vedi che è un amico che ha questa patologia qua, ti conviene davvero cioè, suggerirgli di andare da un esperto per forza, perché non. Esatto. Cioè, cosa posso. Insistere troppo è meglio Cioè, evitare da mettiamo in caso che questa persona non voglia, cioè, Bam. cosa posso fare? La miglior cosa che posso fare per aiutarlo, quale potrebbe essere? Beh, io se volete ho un esempio perché mi è successo con un mio amico. Cioè, io personalmente l'ho continuato a proporre la cosa, però sempre non in maniera invasiva. Gliel'ho proposta sempre, ovviamente, di buon grado nel corso dei mesi, finché alla fine non ha preso la decisione di andare a parlare con uno specialista. Non dico che sia stato io a farlo andare, però sicuramente buona parte della motivazione, oltre che se stesso, è stata data anche da me. Ovviamente però non troppo pressing. No, chiaro, chiaro, chiaro. Beh, di sicuro è cercare di non interrompere comunque le relazioni sociali, perché altrimenti poi la persona si trova con la doppia difficoltà. Una volta magari risolto, intanto non ha più, cioè nel momento in cui perde tutte le amicizie, non ha più qualcuno da cui andare, nel momento in cui magari sta risolvendo e quindi deve affrontare effettivamente il Praticamente vivo, diciamo. la cosa migliore da fare è quella di mantenere rapporti con questa persona, ecco, cercare di non Sì, lasciarla da sola. esatto. Questo qua è una cosa molto importante, in modo tale da. E poi soprattutto evitare le classiche battute: ah, non esci mai, sei una sociale, ok? Sì, Perché questi sono dei giudizi belli e buoni che in realtà fai peggio. Perché se questa persona quelle volte che esce si sente pure giudicato, vuol dire che l'empatia è zero. guarda, faccio una domanda così al volo dalla chat che la chat ritiene molto interessante. Cioè, Ok. Rimaldi dice che Tra praticamente l'altro l'ho appena letto e stanno penso sperimentando cedo, vabbè. microdosi di LSD per curare disturbi psichici. Cosa ne pensi? Cioè, è una cosa Ci vera? dissociamo comunque dalle droghe, dalla chat che ha continuato a citare droghe per tutto il tempo. Ovviamente ci dissociamo. Allora, bah, non so, mi è venuto subito un flash di tutti quanti i film spionistici dove c'era la leggenda che somministrassero LSD agli agenti vabbè, Per farli essere più attivi, più. sì, esatto, più performanti e anche Esatto. meno empatici, quindi più pronti ad uccidere. Non so, allora, a livello di studi scientifici riguardo non ho letto nulla, quindi non ti so dire. Però onestamente la trovo aiuto, cioè. Parlano di microdosi. Microdosi. Ma cioè, deve essere fatto veramente in laboratori altamente Beh, sì, specializzati chiaro. sotto un rigido Sì, no, controllo ovviamente e non penso comunque si non penso riferisse a sia. cose casarecce, ecco. Sì, No, beh, sì. spesso, no, sì, ma però la vedo molto difficile l'applicazione a livello ambulatoriale, in questo senso. Però io avevo letto, mi sa su Reddit forse, che effettivamente venivano curati però con delle microdosi di chetamina. Cioè, le persone con disturbi d'ansia e così, cioè, c'erano proprio persone che vengono curate con microdosi di chetamina. E c'era proprio Non una lo persona che so. parlava della sua esperienza che la stava facendo, insomma. Non so se questa cosa è. Perché. Magari Cioè. sono ancora in via sperimentale, non lo so. La Non so se butto la lì. cosa ti torna, se l'hai mai sentita parlare. In America, comunque. Sì, no, boh, avevo sentito qualcosa, però sinceramente non ho approfondito. Anche perché non potendo somministrare farmaci, cioè sì, so bene o male gli effetti che hanno a livello centrale, cioè a livello del cervello, però non.
sì, in modo tale da capire anche se eventualmente la persona che mi sta arrivando ha una terapia farmacologica, non dico corretta perché comunque non sta a me giudicare, però quantomeno magari il dubbio un attimo mi viene, ok? Perché ci sono alcuni farmaci che hanno degli effetti collaterali importanti che magari causano e quindi dopo la persona deve prendere altri farmaci per bilanciare gli effetti collaterali, insomma, soprattutto in soggetti giovani questo può essere molto Ma pericoloso quindi perché... Sara, scusa, vai, 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 scusa, Dimmi, ti ho interrotto. no, avevo finito, dimmi pure. Ma tu quindi non prescrivi farmaci, cioè lo psicoterapeuta non prescrive farmaci? No, per prescrivere farmaci bisogna essere assolutamente medici. Quindi o una persona ha fatto 6 anni di Medicina. medicina, esame di stato, eccetera, quindi è medico e poi fai 4 anni di specializzazione in psicoterapia, a quel Ok. punto lì è medico psicoterapeuta e quindi fa psicoterapia e in più può somministrare farmaci. Altrimenti c'è lo psichiatra che è il medico che ha fatto la specializzazione di non so quanti anni, mi ricordo che sono diventati 4 anche per gli psichiatri. E quindi a quel Ok. punto lì fanno gli anni che sono di psichiatria, di specializzazione e allora lì somministrano Possono anche farmaci somministrare farmaci. principalmente. Sì, Ah, ok. vabbè, fanno quello principalmente in Comunque realtà. sono persone che hanno studiato medicina alla fine. Sì, no. In America credo che gli psicologi possono dare farmaci, ma non vorrei Sì, dire una possono dare cavolata. farmaci. Possono, mi sa di sì. Mi sa di sì perché vedo che, cioè, almeno Meno male dallo che vivi in stereotipo Italia. delle sedie hanno sempre fatto, dopo non so se sia una cosa che sia vera effettivamente, però in teoria sì. Hanno una formazione diversa, penso che partano come medici e poi si specializzano in psicologia, tipo una roba del Mi sa di genere. sì. E invece cambiando argomento, come riconosco lo stress e che cos'è? Allora, lo stress io lo chiamo il fratello minore dell'ansia, nel senso che i meccanismi che si attivano sono bene o male gli stessi, l'intensità è diversa e l'origine è leggermente diversa. Ok. Comunque la paura è di fondo. Ok, quindi la paura c'è sia nello stress che nell'ansia. Sì, nell'ansia è diciamo, più facilmente collegabile. Nello stress c'è più che altro si teme di non riuscire a far carico, a farsi carico delle esigenze che vengono richieste. Ok. Ok. Ok? Quindi quando si percepisce, cioè quando le risorse che noi mettiamo in atto sono superiori rispetto a quelle che noi abbiamo, mettiamo il nostro corpo in una condizione di stress, che Ok. va bene perché siamo fatti apposta. Ok, cioè nel momento in cui, cioè qualsiasi azione in realtà ci mette stress, dobbiamo alzare una penna, tutto quanto quello che si attiva causa uno stress, ok? Perché comunque c'è un grado di attivazione. Il problema è quando questo stress diventa eccessivo e per lungo tempo, perché a quel punto lì il corpo non riesce più a far fronte a quelle che sono le richieste dell'ambiente esterno. Ok. E quindi possono insorgere tutta quanta una serie di problematiche anche a livello organico, come può essere la somatizzazione tipo, non so, le gastriti, piuttosto che problematiche intestinali, oppure... Eccomi. Ok. Io avevo un problema alla pelle, ogni volta che sono stressata mi vengono... ho un problema alla pelle. È Cioè... tipo psoriasi, questa cosa qua. Ah Io sì, ho invece ogni la volta che sono disidrosi. stressato Ecco, sto in bagno tutto il giorno. È molto frequente, sta aumentando tra l'altro anche come somatizzazione. No, ma ti dico Zambassi. sempre, cioè io anche nel periodo scolastico, cioè avevo pensato di avere un problema, perché comunque sono andato a farmi parecchie visite, perché era proprio sistematico, stavo malissimo, avevo mal di stomaco tutte le mattine, e cioè, era derivato dallo stress che mi davo, e comunque l'ansia che avevo la mattina quando mi svegliavo per andare a scuola. E dopo si è attenuato infatti con gli anni, quando sono andato a lavoro, anche se inizialmente nel primo periodo c'era ancora. Dopo invece con l'andare del tempo si è molto attenuata. Sì, per un po' perché poi impari anche a far fronte a quello che ti viene richiesto, trovi il tuo equilibrio, trovi il tuo ambiente, trovi un posto dove sai di essere comunque, cioè, sai tu, ma tutti quanti in realtà, si sa di essere accettati e che quello che noi facciamo ha in un certo senso ha importanza, viene riconosciuto. Questo è molto importante.
e che i datori del lavoro non capiscono. Ma io come faccio a capire che sono stressato? Anche perché molto spesso, come magari Pisto pensava di avere un problema allo stomaco. Cioè, Esatto. non ci si accorge che è dato dallo stress Esatto. magari il malessere fisico che si ha. Ero tanto così da una colonscopia, eh. Per fortuna l'hai scampata, visto. Ah, puoi dirlo. Come capisco se sono Sì. stressato? Era questa la domanda. Sì. Bah, allora, diciamo che tra i primi sintomi abbiamo la stanchezza. Una stanchezza che per quante ore dormiamo non ci va via. Ok. Cominciamo a vedere che siamo più difficilmente concentrati e quindi facciamo fatica a concentrarci, ci distraiamo molto facilmente, facciamo fatica a rimanere su il compito che ci prefiggiamo di avere. E questo prima in realtà delle somatizzazioni, questo. E poi l'irritabilità. Ok. Siamo molto irritabili, ci dà fastidio tutto, ci arrabbiamo con niente, non siamo mai soddisfatti di niente, quindi un po', ecco così, insomma. Poi diciamo che l'evoluzione è un po' questa prima di arrivare ai sintomi somatici, può esserci anche un po' di labilità dell'umore, quindi magari si passa da momenti dove si sta abbastanza bene, a momenti dove siamo un po' demoralizzati, quindi non è proprio depressione, anche se viene, cioè che se semplicemente si è un po' tristi, ormai si dice sono depresso, no? Tristezza, vanno un po', Sono due andrebbero cose anche diverse. Adesso fa un po' di differenziati. moda, no? C'è un po' di moda dire sono depresso, purtroppo è diventato una sorta di moda, nel senso che tra i giovani soprattutto al Sì. primo sintomo di tristezza magari uno dice ecco sto depresso, in realtà no, cioè non sei depresso, è solo un momento di tristezza, che però Verissimo. bisogna stare un attimo attenti perché bisogna, infatti volevo farti anche questa domanda, cioè se io sono una persona che è molto spesso triste. Adesso è impossibile rispondere così su due piedi a cosa io abbia, però non sto parlando di me, sto parlando proprio in generale. Se io mi sento molto spesso triste, cioè può essere derivato da Innamorato. come sto vivendo della mia vita, cioè da come sto affrontando la mia vita, o prettamente magari da un mio modo di vedere le cose in generale, cioè almeno secondo la tua esperienza. Ma anche entrambi. Cioè, allora, tutto quanto quello che noi proviamo, vediamo, tutti gli stimoli che ci arrivano, noi li interpretiamo. Ok? Quindi, a meno che non capiti quel qualcosa che può anche oggettivamente provocare tristezza, magari dobbiamo interrogarci su come stiamo interpretando le cose. Ok. Poi comunque i periodi, cioè passare anche dei periodi di tristezza ci sta. È la vita alla È fine, la ti vita, faccio. esatto, cioè non sai che può andare sempre tutto bene, insomma, quindi Non sei cioè, sempre festa. no, infatti cioè, non, ci sta anche perché magari vediamo che il nostro obiettivo si allontana perché non riusciamo a trovare il modo di realizzarlo, oppure vediamo che magari non so, non veniamo riconosciuti come vogliamo, oppure cioè non sappiamo neanche qual è il nostro obiettivo e dove vogliamo andare. Anche questo può causare tristezza, cioè, ci fa sentire un po' persi e quindi e questo ovviamente crea tristezza perché quando si è un po' persi, un po' sbandati, non è che sbandati nel senso di non saper bene dove stiamo andando. Esatto, non sapere dove stiamo andando. Ecco, Anche oppure essere anche, dimmi. semplicemente, diciamo così, cioè sentirsi in un loop, cioè circondati da una monotonia costante. Anche quello è molto duro, nel senso che a me personalmente molte volte è capitato di domandarmi, ma io mi sono adattato, cioè nel senso, sto vivendo le cose come andrebbero, cioè dovrei viverle oppure mi sto adattando e quindi sto vivendo la mia vita in monotonia, cioè questo mi sono domandato molte volte. Però è anche molto difficile rispondere a questa domanda. Però in realtà qua potrebbe anche essere semplicemente un appiattimento dell'umore più che una tristezza. Cioè,
in questo caso. Cioè, sei un po' entrato nella routine, non hai stimoli nuovi Esatto. e quindi ormai ti sei abituato. Cioè, Esatto. il nostro cervello, il nostro organismo in generale ha questo fenomeno che si chiama abituazione, che serve appunto per non stressare eccessivamente l'organismo. E questo Ok. ovviamente avviene, cioè, allora se continuate ad esempio a punzecchiarvi una mano, sempre sullo stesso punto di continuo, a un certo punto non lo sentite più. Ci avete Ok. mai fatto caso? Perché questo appunto i neuroni si abituano che lì c'è quello stimolo, fine. Cioè, anche quando tenete in mano una penna, ad esempio, a un certo punto non la sentite più, Sì, se ho non ci capito. prestate attenzione. Quello lì è il fenomeno, adesso se una persona ci presta attenzione ovviamente... lì si parla di Sì, magari, consapevolezza, esatto. però comunque cioè, quando c'è uno stimolo continuo il nostro, o come anche quando c'è un fischio continuo, a un certo punto non lo sentiamo più. Okay? Questo qua è il fenomeno dell'abituazione e succede la stessa cosa anche non soltanto con gli stimoli ambientali, ma proprio in generale, anche, cioè, è un po' il dramma della routine questo. Cioè c'è chi nella routine riesce a metterci quelle cose che gli danno soddisfazione e che molto spesso sono proprio i contatti sociali che ci danno, perché sono quelli che ci portano fuori un po' dalla routine. Quindi adesso in questo periodo che non ci sono contatti sociali, c'è cioè veramente l'appiattimento emotivo, penso sia abbastanza normale, È il direi. motivo per cui la gente vuole andare a fare aperitivo sostanzialmente. Eh sì, è per dare un po' una smossa, per uscire un po' Esatto. dallo schema, dalla routine, sì, chiaramente. Dalla chat Calzino Pazzo chiedeva se determinate nozioni di psicologia possono essere controproducenti, come ad esempio autoanalizzarsi troppo. Magari una persona che ha Però sto passato. leggendo un attimo. Calzino Pazzo. Oh, pazzo. Comunque Pisto sfrutta la live per farsi un'oretta di seduta dallo psicologo praticamente. Allora, ti ho fatto una Allora. domanda perché cioè, è una cosa che ho riscontrato in tante Sì. persone che conosco anche, cioè proprio cercavo questa risposta, proprio appiattimento dell'umore, cioè è vero, cioè, mi sento molto appiattito, ma non solo io, cioè tante Sei persone che mi adattato alla tua circondano. vita Lasciate sostanzialmente. rispondere Sara, lasciate rispondere Sara. Allora, Sara sta leggendo una domanda. rispondo qua e dopo ti rispondo, Pisto. Sì. Allora, sì, allora, è possibile che secondo te nozioni di psicologia possano essere controproducenti? Sì. Allora, va tenuto presente che quando noi studiamo psicologia ci autodiagnostichiamo tutte le malattie presenti nel manuale diagnostico, inclusa la schizofrenia, cioè proprio pare fatta apposta. E quindi sì, nel senso che ti porta sicuramente molto di più a farti quelle che si chiamano seghe mentali, in pratica. Ok. Quindi ogni cosa diventa un motivo di indagine, un motivo di Analisi. Grazie, sì, autoanalisi e quindi si continua a rimuginare sempre su cose che magari possono anche essere futili e si perde un po' il qui ed ora, cioè il tempo presente, quello che stai vivendo in quel momento lì. La consapevolezza. Come usarle costruttivamente? Allora, esistono dei libretti che possono essere utili, nel senso che sono scritti. Intanto bisogna guardare bene la fonte e cercare di capire chi è, perché ormai tutti Sì, scrive tutto, quindi è verissimo. un Sì, po'. quello è il problema, infatti, vai a cercare una cosa, ci sono mille risposte e una Verissimo. vera, il resto scritte da Giulio nel tempo libero. Esatto. Ecco. E quindi sì, cioè, bisognerebbe cercare di, anziché documentarsi a caso, documentarsi in maniera mirata e preferendo anche libri magari leggeri. Ad esempio, io ho trovato molto belli i libri di Giulio Cesare Giacobbo, che ha fatto tutta quanta una serie di libri, tra cui anche Come smettere di farsi le seghe mentali, dove spiega in maniera un po' ironica. Diciamo un po' così, comunque insomma alla portata di tutti, ma anche in maniera molto leggera, che quindi Goliardica. sì, ecco, che quindi diciamo impedisce un po' di arrivare all'autoanalisi. Se si vanno a leggere testi specifici invece della professione, quindi per gli studenti o per gli addetti ai lavori, è chiaro che
può diventare controproducente. Perché alla fine, cioè, ci sono cose troppo tecniche, cose che vanno molto nel profondo, ma è giusto per noi perché ci serve. Ma io onestamente quando vado a scegliermi dei libri che magari parlano di aspetti psicologici, cioè controllo sempre se l'autore del libro è effettivamente uno psicologo, uno psicoterapeuta o se è un ciarlatano. Però il problema è questo al giorno d'oggi, Perché Giulio. infatti ricordo che io stavo cercando un libro, no, con Olga che parlava magari della... Cioè era un libro un po' assurdo, cioè perché cercavo un libro per svegliarmi la mattina, ok, semplicemente. E praticamente ho trovato due libri. Allora, un libro che parlava effettivamente della meditazione, di come svegliarsi la mattina in maniera sana, e l'altro libro che dicevano tutti best libro che ho mai letto nella mia vita. Ho guardato un attimo gli autori e il libro che tutti dicevano best libro, no, della mia vita era scritto da un... qualcuno americano che faceva discorsi in pubblico ed era Un tipo guru carismatico, esatto, sostanzialmente. da questo guru. E invece l'altro libro della meditazione era scritto da uno psicoterapeuta effettivo che proprio fa la professione da anni e anni. E ho detto a quel punto, cioè, ho detto, ovviamente compro il libro dello psicoterapeuta perché immagino che l'altro libro sia fatto così successo perché è Quindi scritto bene e controllate basta. sempre bene chi scrive cosa. Sì. E comunque, già che siamo in tema libri, Eccola, sì, vai, vai, vai. facciamo la classica domanda che facciamo a tutti gli ospiti, se hai due o tre libri da consigliarci, Meglio tre che due. meglio tre che due, perché noi da ogni ospite prendiamo dei libri sostanzialmente. Leggo Sì. solo io alla fine, però Uh. ok. Non è vero, mi dissocio Allora, da questa affermazione. visto che abbiamo parlato di ansia sociale. Cioè, parlato, insomma, diciamo che abbiamo sfiorato un po' l'argomento. Posso fare prima una premessa? Sì, Vai, ma... vai, vai. Riguardante l'ansia sociale. Allora, quando si... cioè, è molto importante, perché purtroppo l'apparenza conta, Ok. e quindi per, diciamo... riuscire ad affrontare con un po' più di risorse a propria disposizione a livello sociale, è importante curare molto la comunicazione e sia quella verbale che quella non verbale. Ok. Quindi è importante curare questi. Quindi mi sentirei di suggerirvi dei libri a riguardo. Stiamo Stiamo Ok. per andare a parlare di Carnage. No. Ah, oh, ok, peccato. No, 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 perché no. era il libro quello come farsi gli amici, cioè come piacere alle persone farsi gli amici, pensavo. Ok, comunque, Ah, niente. no, però allora, quelli che consiglio io non sono a sfondo comunicativo manipolatorio, passatemi il termine, Ok. ok? Ma sono proprio come migliorare la propria comunicazione, che va al di là della manipolazione, non c'entra niente la manipolazione, perché si pensa sempre comunicazione a PNL, no? Programmazione neurolinguistica, per la vendita, per tutte quante queste cose qua, perché ne hanno venduti tantissimi, e quindi è come se normalmente parlassimo bene. Ok. No, ok. Partiamo proprio dal Dalla base. presupposto. Esatto, dalla base, dal presupposto che nessuno comunica in maniera adeguata, proprio perché a livello sociale ed educativo non ci viene insegnato. Vero. Come ad esempio ad esprimere i propri sentimenti, no? Che Eh sì. dopo mandiamo giù e dopo Vero. somatizziamo a Vero. 30 anni e mille esami, mille cure, eccetera. Quindi cioè, è importante imparare a comunicarli in maniera corretta, però spesso... Proprio a livello sempre culturalmente e socialmente, facciamo da fatica, ad esempio, ad accettare che l'altra persona ci sia rimasta male per una roba che diciamo. E Ok. quindi diventa difficile scambiare effettivamente le emozioni, e quindi si entra anche poco in contatto a livello emotivo e ci si ferma sempre semplicemente sul messaggio verbale, come se avesse importanza. In realtà il messaggio verbale che passa è il 7% che Eh sì. arriva dall'altra persona. Il resto è comunicazione non verbale, quindi vuol dire che se manca l'empatia o comunque lo scambio emotivo, non... cioè è Non si comunica difficile. in maniera adeguata. Eh no, Non ci cioè, si no, è riesce a difficile capire. capirsi, non ci si riesce a capire, poi vengono fuori...
misunderstanding, non ti riesci a capire, magari rimani incazzato e non sai neanche perché, oppure ti inizia a stare antipatica una persona perché ti ha detto la roba sbagliata, sì, ma magari neanche lo sa. Ok. Ma infatti è questo il problema di tante persone. Io sono molto critico su questo perché io mi ritengo una persona molto schietta, cioè nel senso, forse anche troppo a volte. E mi piacerebbe, però è impossibile, che le persone si comportassero nella stessa maniera con me, però è tanto difficile trovare schiettezza. Cioè, se io sono stato ferito da un comportamento di Giulio, io lo dico, cioè. Anche se abbiamo litigato e non ci parliamo da un mese, io glielo dico, cioè non ho problemi a scrivergli un messaggio o parlargli a voce e dirglielo. Però ho notato che negli anni questa cosa non è mai stata fatta nei miei confronti, cioè se ho avuto un comportamento che è risultato sgradevole nei confronti di una persona e magari non me ne sono accorto, molte volte non mi è stato detto, capito? E lo sbaglio lì, oltre che in primis io che ho fatto il fatto, d'altro canto la persona, cioè, non dovrebbe avere paura di esprimere che si sia Quello che sentita turbata sente. da quello che le ho detto, capito? Comunque, dopo tutto questo hype, voglio sapere il titolo dei libri, che me li devo È comprare. vero, è vero. Allora, sono due libri in particolare di Ellen e Barbara Paese, che io li ho comprati durante l'università e li ho adorati e li consiglio sempre, che sono molto leggeri e molto semplici da capire. Allora, uno è. Aspetta, scusate, non mi ricordo, vado a prenderli così vi faccio vedere. Sì, Due così facciamo secondi. anche vedere. Comunque risponde a Calzino Pazzo. Boh, guarda, personalmente i libri di Carnegie, che non so come si pronuncia, l'ho letto, ma non so come si pronuncia. Io non li definirei da manipolatori perché il messaggio che ti vogliono far passare è semplicemente quello che ti insegnano a parlare alle persone e semplicemente a non comportarsi da persone di merda, ecco. Non ho mai letto quello di come No, perché cioè, tagliarsi forse gli il libro amici. che ti dice farsi piacere agli altri, in realtà non è che ti dice che tu devi per forza far piacere agli altri, cioè ci sono anche capitoli Devi riguardanti farti piacere. quello, ci sono anche capitoli che riguardano quello, magari persone che vogliono entrare in politica, che devono fare una bella impressione e quindi Impressione sugli altri. manipolare, però non, cioè, tanti altri capitoli sono semplicemente un fatto per dire guarda, quando tu parli con una persona e magari questa persona ti fa arrabbiare, è inutile che tu le urli addosso e ti incazzi, cioè cerca di parlare in Diciamo che maniera ti a insegna qualcosa di base, sì, insegna a sostanzialmente. comportarti con le altre persone, ecco. E non ti serve probabilmente leggere un suo libro se Sì, sai un minimo di era Calzino Pazzo socialità di il base. titolo che dice farti gli amici, è vero che suona un po' Ma brutto. credo sia anche un po' per fartelo comprare il libro. Esatto, poi considera che il libro non è in italiano, è stato scritto in inglese, quindi poi Ed è sta stato anche la scritto traduzione. tipo 100 anni fa. Quasi un Make secolo fa. friends. Quasi un secolo fa è stato scritto il libro. Comunque. Poi sì, bisogna sempre tenere conto anche che non è detto di riuscire ad applicarli le Sì, beh, cose che ti ovviamente. insegnano. Sì. Quindi sì, Come. no, cioè non è che un libro ti risolve. Allora, il primo è questo. Allora, vediamo, ok, perché gli ingegneri si siedono come Perché scimpanzé? i prof parlano. Con le ginocchia, ok. Ok. Allora, questa serie di libri qua è molto carina. E parla specificamente della comunicazione, comunque, sempre sia a livello, soprattutto a livello non verbale, scusate. Ok. Aspetta che sto morendo. Tranquilla, tranquilla. Che sei ingegnere Zemnis. Soprattutto a livello non verbale. Quindi il primo è questo, ti insegnano proprio anche come fare la stretta di mano. Ah. Le differenze fra le varie e anche proprio come la gestualità va ad influenzare poi quello che l'altra persona percepisce. Ok. Ah. È molto È mio. interessante. È Io mio, so sto come si libro è già stringe la mio. mano perché avevo fatto, cioè, quando ero andata a New York a fare la simulazione dell'ONU, avevamo fatto una lezione interamente di comunicazione non verbale e ci avevamo fatto fare proprio anche le prove di come stringere la mano ad una persona. È stato molto figo. E tu come Flexa, stringi la flexa, Olga. mano?
Olga, stringimi la mano, vai in live, stringimi la mano, vai. Si guarda negli occhi, okay. Intanto, cioè non è che li guardo per terra. Poi? E voglio essere... È vero, guarda che c'è gente che ti stringe la mano così, che manco ti guarda in faccia, ed è orribile. Sono d'accordo che è così. Orribile. E poi non devi dare la mano floscia, okay, così. Che mi viene nervoso. Mano decisa, mano decisa. Mano vai. Decisa, si sta dritti, okay. E ci si guarda e si mi sorride. Mi fai male, perché mi fai e male? E per quanto dice... tempo deve essere, deve andare avanti. E ci si presenta. Cosa si dice? Ma un paio di secondi. Ok, perché dopo il secondo, dopo tipo se stai 10 secondi vuol dire che vuoi minacciarlo. Invasione dello spazio, no. Dello spazio no. Personale. Esatto, esatto. Il secondo libro è questo. Ok, perché ci mettiamo con gli... No, perché mettiamo gli occhi e ci vergogniamo con i piedi. Bella. Sempre gli stessi autori. Questo qua è il cioè parla sostanzialmente dei significati delle varie gestualità. Ok. Che è interessante, va preso un po' con le pinze, secondo me, perché ad esempio se una persona sta con le gambe incrociate non è detto che è segno semplicemente di chiusura. Ok. Cioè ci sono tutta una serie di fattori, non è scontato che sia segno di chiusura, però magari che scampa anche a pipì, cioè sì, banalmente. Sì, chiaro. Ok. Sì, ecco. Potrebbero essere mille cose, come quando una persona dice no, io ho letto un libro che spiega il linguaggio non verbale e ti dice tu stai mentendo in questo momento perché ti stai toccando il naso e magari tu hai solo prurito e quindi... Sì, esatto. E infatti guarda, però adesso Ampelio in chat ha scritto una cosa che stavo per citare, cioè Lie to Me, una serie TV che parla proprio di scoprire le menzogne delle persone tramite il linguaggio. L'ho vista io. L'ho adorata. E appunto mi fa un po' ridere quando magari ci sono persone che guardano questo tipo di serie TV qua e subito dopo tipo si sentono come dei detective incredibili che dicono ah, si sta toccando i capelli quindi è questo, ah, sta guardando in alto quindi è questo, cioè tipo diventano i best investigatori delle persone. Sì, poi ci sono 10.000 motivi per cui tu fai un gesto, sì, quindi... che è molto più difficile, se non si avrebbero anni di studi per specializzarsi in certe cose. Comunque gli autori sono entrambi gli stessi, giusto? Sì, 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 per entrambi gli stessi. E poi, visto che parlavamo di persuasione e quant'altro, vi porto, dai, sempre da qua. Le armi della persuasione. Le armi della persuasione di Cialdini, Robert Cialdini. È un po' tecnico, nel senso che sì, è un po' più complicato rispetto agli altri. Okay. Però è interessante, ti fa capire un sacco di cose. Ok. Quindi come sia facile farsi imbrogliare in un certo senso. Ok, quale di tre consigli di cominciare a leggere? Cioè te lo chiedo perché li comprerò tutti e tre, devo decidere in che ordine. Direi dal secondo che vi ho mostrato. Quindi perché mentiamo con gli occhi e ci vergogniamo con i piedi. Ok. Partirò da quello. Anche perché l'altro è legato, quello degli ingegneri e delle prof, è legato anche all'ambiente lavorativo. La consiglio ad esempio anche sull'abbigliamento da avere quando ci si presenta, quando si fanno delle presentazioni, ad esempio. Quindi tutto quanto quello che è sempre utile, insomma, anche per chi si deve laureare. Insomma. E a proposito del mondo del lavoro, tornando allo stress, come sono correlate le due cose? Ui. Stress e lavoro. Beh, di per sé il lavoro chiaramente è una richiesta di risorse che l'azienda, diciamo l'azienda in termini generali, fa nei confronti dei propri dipendenti. Quindi c'è chi, e qua dipende tutto dal sistema interpretativo della persona, non solo per carità, però dipende tutto da quello, nel senso che se la persona comincia a vedere ogni richiesta come un'ulteriore fatica, chiaramente sarà più facile che si percepisca stressato. Rispetto ad un altro come invece dice no vabbè io sono qua, quello che mi chiedono mi chiedono, che me frega, io faccio, poi quello che faccio in tempo faccio e quello che non faccio in tempo amen. Ok, chiaramente più sono pressanti le richieste da parte dei superiori più è facile che la persona si percepisca stressata. Okay. Chiaramente il nesso per capire se lo stress è collegato direttamente al lavoro, ovviamente è chiaro che la causa deve essere quella. Quindi non ci devono essere fattori stressanti esterni al lavoro, ad esempio, quindi problematiche in famiglia, parenti che stanno male o lutti, okay. O queste cose qua, insomma. Quindi questo deve essere molto netto e chiaro.
Ma anche semplicemente il lavoro che non piace può creare stress, oppure trovarsi con colleghi di merda, può creare stress anche questo, oppure dove appunto la comunicazione fa schifo. Anche questo. Cioè la comunicazione è la cosa meno studiata ed approfondita, però al tempo stesso è la cosa più importante, soprattutto quando si diventa adulti. E si lavora in ambito lavoro e si lavora perché è come se nessuno ce lo insegna, ma poi ci viene richiesto. Secondo te andrebbe insegnato nelle scuole come comunicare in maniera adeguata? Assolutamente sì, ma fino alle elementari. Sì, anche Sì, sì, secondo sì. me. Andrebbe insegnato Ma anche ai anche in professori. famiglia, tipo. Famiglia Sì. tantissimo. Però se a sua volta i genitori non lo sanno o comunicano male, ok, ad esempio. Famiglie intere che non si parlano, stanno a tavola Sì, e non si dicono nulla. esatto, i classici ricatti emotivi, tipo se fai così la mamma non ti vuole più bene. Bella Ma infatti, frase. Sara, tornando al discorso del lavoro, cioè personalmente mi è capitata un'esperienza, nel senso che io lavoro con mio padre, quindi puoi immaginare come sia la reputazione che ha magari il figlio di un capo, diciamo tra virgolette. Cioè, sei Sì. comunque visto in maniera diversa, è obiettivo, sei visto in maniera diversa. Tanto che io nel mio primo periodo lavorativo ho avuto diversi screzi con un collega. Ho subito, in quanto appunto ultimo arrivato, in quanto persona che comunque contava ancora poco all'interno dell'azienda, ma non tanto perché non sentivo di ricevere un comportamento Questo sbagliato, saluta. perché lo sentivo di ricevere un comportamento sbagliato, più che altro perché appunto, come ti ho detto, cioè non mi sembrava opportuno. Se non che sono passati un po' di mesi e ho deciso insomma di farglielo presente. E in maniera abbastanza tranquilla, senza esplodere, senza agitarmi o cosa. E devo dire che da quando ho fatto quel piccolo, diciamo, quella piccola parentesi, da quando gli ho fatto quel discorso, abbiamo parlato un po' insieme, la situazione si è molto calmata. Però, c'è anche a dire, io ho 22 anni, al tempo ne avevo 22, 21, scusa, e lui ne aveva 42, Visto la sì. 42, matematica. no, stavo pensando all'età. Al che mi sono domandato io, cioè, ho interpretato male io le cose, oppure semplicemente era un nuovo arrivato e voleva farmi il cazziatone? Secondo me è la seconda. Beh, non è che perché allora si dà per scontato che siccome se la persona più adulta diventa e meno dovrebbe avere queste tipologie di comportamenti Infatti. infantili e invece no. No, invece è contrario da come ti ho appena Sì, detto. no, beh, cioè non bisogna andare per scontato perché dipende sempre da tutto quanto una serie di cose e ho detto infantile, non in senso denigratorio, cioè nel Sì, senso che ci sono atteggiamenti chiaro. classici, ok? Ma potrebbe anche essere che magari, non so, ha detto, ma questo qua è il figlio del capo, è il favorito, magari si è sentito, ipotizzo, cioè magari si è Sì, sentito no, ma tranquilla. messo in pericolo da te perché sicuramente lo avresti superato a livello di gerarchia o magari Cosa temeva che che non non è l'avessi. successa. Vedi. Però in alcuni casi capita, cioè ci sono genitori con aziende che mandano i figli a studiare all'estero, fare tutti i mega studi di economia a Oxford perché tanto i Non soldi gli mancano. gana da buttare via e quindi no? E poi mettono direttamente il figlio a dirigenza È dell'azienda e senza che neanche la sbagliatissimo, è Madonna, sbagliatissimo. infatti di solito È poi. la cosa più stupida che tu possa fare, cioè, anche perché comunque, non, almeno nel mio settore, cioè, è impossibile gestire un'azienda se non sai le basi di quello che è il lavoro stesso, cioè devi essere sul campo per capire quali sono i Direi problemi, le che arrivati a problematiche. questo punto bisogna comunicarti visto la tariffa oraria da pagare per mandare il conto, bisogna saldare insomma l'ora di seduta che Ma stai no, è che facendo. parlavamo stress e lavoro, sono un uomo che lavora, No, perdonatemi. questa è bellissima, sei l'unico che può portare un esempio pratico, È ecco. vero. Anche perché quel poco che ho lavorato non ho ricevuto assolutamente stress, anche perché ho lavorato alla Decathlon e quello era un ambiente tutt'altro che stressante, cioè volevano che fossimo tutti i migliori amici e cioè, se c'era un problema ti aiutavano in 10 persone, per cui direi che non era proprio stressante. Questo è È bello. positivo, No, no, è molto incredibile, no, positivo. ma infatti è un ambiente incredibile è stato. Infatti Sono stato mi è fortunato. dispiaciuto, no, ma infatti in tanti mi hanno detto che guarda che quello è un lavoro d'oro, se ti prendono è assurdo. Infatti
cioè hanno selezionato 50-100 persone e ne hanno presa una e basta. E infatti è stato fortunatissimo, poi il COVID mi ha detto no, non sei così fortunato. Comunque, volevo chiederti, visto che parliamo di lavoro, lo stress del lavoro è aumentato in questo momento di COVID? Cioè la gente magari si sente ancora più stressata adesso? Sì, secondo me sì. Primo, perché a parte il fatto che comunque adesso i licenziamenti sono bloccati, quindi non è che una persona... può aver paura di essere licenziato, perché in realtà sono tutti quanti su una botte di ferro. Il problema è che sono aumentati i comportamenti mobbizzanti. Okay. Sì. Okay. Ok, so che ne avete già parlato, sì, quindi sì. Non approfondisco il discorso. Sì, cioè sono aumentati quei comportamenti che incentivano le persone a dimettersi in qualche modo, quindi ovviamente questi sono comportamenti che aumentano sicuramente il livello di stress, la percezione di stress. Poi magari ci sono stati anche dei tagli al personale, soprattutto mancati rinnovi di personale a tempo determinato, ad esempio, per i cali di produttività, insomma i cali di fatturato delle aziende, quindi ovviamente non essendoci state nuove assunzioni, è chiaro che meno persone si ritrovano ad avere il carico lavorativo di, non dico il doppio, ma di un quarto in più di personale, quindi ovviamente hanno tutti quanti un quarto di lavoro in più da fare. E già per quello che si sa, le aziende italiane sono abbastanza strette come personale, quindi già di per sé hanno sono in sotto organico sostanzialmente, quindi chiaramente se togli ancora più personale è chiaro che aumentano le risorse che la persona deve mettere a disposizione, ma tra l'altro aumentano anche le problematiche, perché comunque gli obiettivi vengono portati a termine in maniera più lenta o in ritardo rispetto a quelle che erano le normali consegne magari dell'azienda, e quindi ovviamente è chiaro che poi i dirigenti si incazzano e con chi se la prendono, perché comunque quelli sopra di loro chiedono il conto a loro. E loro a loro volta ai sottoposti. Lo smart working invece secondo te dovrebbe aiutare a placare un attimo la cosa o rischia di peggiorarla? Dipende dalla capacità. Allora, il brutto dello smart working è che tu hai sempre il computer e il cellulare in mano, quindi di fatto se non c'è un regolamento chiaro aziendale, la persona lavora 24 ore al giorno. Okay. E se non rispondi a una mail alle 2 di notte, il giorno dopo ti arriva il cazziatone. E questo non deve essere, cioè non viviamo perché per lavorare. Perché non si divide l'ambiente lavorativo da quello personale sostanzialmente. Esatto. Poi dipende appunto anche dalla logistica propria, cioè nel senso, se una persona non ha uno spazio dove, soprattutto quando anche i bambini erano a casa da scuola, cioè se sti bambini non si sa dove metterli e non c'è uno spazio dedicato per, tipo non so, anche una scrivania dove tenere tutto quanto la roba di lavoro, perché comunque... Una gabbietta per i bambini. Scherzo. Mi socio. Sì, cioè nel momento in cui non anche la scrivania dove tenere dei documenti, perché comunque ci si deve portare a casa del materiale aziendale che sono coperti da segreto d'ufficio, quindi anche lì bisogna stare attenti alla privacy di eventuali clienti, ok, perché se ti perdi una carta c'è un problema, quindi insomma deve esserci lo spazio tecnico fisico. Effettivamente, perché sì, grazie, lo spazio fisico perché ci sia, perché si possa fare dello smart working effettivamente, e anche soprattutto importantissimo degli orari. Ok. Degli orari specifici dove la persona sa che è lì, punto. Quindi è anche lì, però deve essere anche la persona a riuscire a gestire, cioè non si può sempre dare la colpa anche alle aziende o la mancata gestione, la mancanza di un regolamento, cioè lì deve essere anche la persona che dice no col cazzo. Okay. Quindi sì. Cioè, se uno deve lavorare, qualsiasi richiesta arriva dall'esterno, la risposta è no, perché è come se io fossi in ufficio. Mm-hmm. Ok, come anche cioè al massimo tipo, cioè, la comunica è come se la persona deve essere come se effettivamente la persona fosse in ufficio, punto. Quindi se qualcuno ha bisogno mi telefona, se posso rispondo, se non posso non rispondo, risponderò dopo, richiamerò dopo quando ho quei 5 minuti liberi, prendersi comunque delle pause caffè,
di 10 minuti, un quarto d'ora, giusto per staccare un attimo. Quindi in realtà l'ambiente domestico potrebbe anche aiutare ad avere uno stress minore. Intanto ti eviti il viaggio, ti puoi dormire un'ora in più. Ui, e chiamalo poco, solo che non posso farlo io perché non posso passare corde di rame via smart working. No, e quindi questo ovviamente dà una mano. Poi anche comunque gestire le pause, comunque hai la tua moka dove ti fai il tuo caffè, hai il tuo bollitore, ti fai il tuo tè, quindi hai tutto quanto quello che ti può servire, mangi quello che vuoi, non spendi soldi per il bar. Quindi effettivamente dal punto di vista meramente logico, È molto più comodo, chiaramente. eh sì, però dipende come uno lo Come lo sfrutta. gestisci? Infatti, Ma secondo me sai non fa cosa anche? l'effetto. No, voglio dire che secondo me fa l'effetto controproducente, però, perché dal momento in cui ti trovi a casa e non hai l'ambiente studio, quindi magari come io con il mio PC per giocare, lo uso anche per fare smart working, mi trovo magari a dover combattere con determinate distrazioni che ho intorno a me, e quindi questa cosa potrebbe anche causarmi più stress, Ma perché per stare quello concentrato è più è difficile. individuale, un po' come diceva Sara, cioè in base a Sì. come lo sfrutti te, cioè nel senso è ovvio che se io sono a casa e tutte le ore dove lavorerei normalmente sarei in ufficio, magari butto l'occhio al telefono una volta in più, però questo non deve, cioè non vuol dire devo farlo continuamente, cioè non deve essere un ok Sì, imponti cazzeggio dei visto che sono limiti. in smart working e basta, cioè appunto perché sei in smart working e puoi avere dei privilegi in più, sfruttali in maniera intelligente e basta. Sì. Tornando invece allo stress, un attimo, visto che stavamo parlando appunto di stress e lavoro, che cos'è il burnout e come ci si arriva? Allora, il burnout non è una patologia, diciamo che è una sindrome, ecco, è una sindrome che colpisce soprattutto le professioni di aiuto, cioè abbastanza tipica delle professioni di aiuto, quindi vuol dire medici, quindi personale sanitario in generale, Ok. insegnanti, ad esempio. Ecco, quindi tutte quante quelle professioni che hanno a che fare anche con un pubblico. Che diciamo che ad esempio anche chi fa assistenza telefonica potrebbe in realtà, perché comunque cioè, deve gestire persone incazzate che ti chiamano di continuo, che hanno sempre problemi, quindi chi non è predisposto a questo ovviamente può, però lì si va sulla scelta del lavoro ed è un altro paio di Esatto, maniche. cioè se non sono in grado di gestire una telefonata provocatoria, non voglio neanche lavorare in un call center. Infatti, quindi ci soffermiamo un po' su quelle, diciamo, delle professioni di aiuto, quindi quelle più sanitarie o educative, ecco. Si va a una sorta di esaurimento fisico, quindi a un certo punto non ne puoi più e tutte quante le risorse che avevi a disposizione si sono esaurite, la persona non è riuscita sia magari per esigenze aziendali, sia magari anche per mancanze proprie, non è riuscita a trovare il sistema di ricaricare le proprie batterie o di gestire in maniera efficace quello che poteva essere lo stress iniziale, dovute alle continue richieste. In questo caso proprio si va anche a una sorta di... sto cercando di semplificare senza usare parole gergo che No, sono vai tranquilla, vai difficilmente. tranquilla, vai tranquilla. Quindi si va proprio ad esaurimento, esattamente la metà, è come una batteria che si esaurisce, la metafora è Ok. perfetta. Okay, è proprio Sì. questo, cioè quando la carica si esaurisce, a quel punto lì la persona è come se avesse il pilota automatico. E quindi diventa incapace di empatia, diventa incapace di disponibilità, diventa incapace anche di cordialità, si distanzia da tutti quanti, quindi non si coinvolge più all'interno del lavoro, quindi non si mette neanche più in gioco, cioè lo vive passivamente e dove può se ne leva fuori, è come se non gliene fregasse più niente, in Ok, il pratica. lavoro diventa praticamente proprio un obbligo della routine e basta, cioè tu sai che fai quello e lo faccio a malincuore, Esatto, ma lo faccio, cioè, ovvio. Ti dici lo sì. faccio perché devo farlo per forza e ti limiti a fare esattamente i movimenti tutti i giorni, cioè non è E in quel altro. momento la cosa migliore sarebbe prendersi una pausa, sostanzialmente. Sì, staccare e soprattutto anche rivalutare un attimo come ricaricare le batterie, perché se anche tu, ad esempio, ti prendi 6 mesi di malattia, 2 settimane, quello che è, ogni tanto stacchi, non è detto che recuperi. Perché Ok, devi trovare un modo se... di riattivare. Esatto, bisogna riattivare l'entusiasmo e più
secondo quello che evidenziano le varie ricerche scientifiche, più c'è entusiasmo iniziale e aspettative nei confronti del lavoro, e più è facile che la persona vada in burnout. Ok, perché appunto le aspettative non vengono Esatto. mantenute, cioè le tue aspettative non rimangono. Una volta arrivato lì ti dici, oh cavolo, ma non è così, e quindi sei in down. Sì. Ma anche il sistema stesso magari potrebbe non piacerti, perché magari il lavoro lo adori, ma il sistema è talmente macchinoso che non ti permette di Di fare fare quello carriera, che ad vorresti, esempio. esatto. Esatto, di Ok. fare quello che vorresti perché devi rimanere dentro quel piccolo lì, perché chi sta comandando ha deciso che quello che vuoi fare tu lo deve fare qualcun Sì. altro. Ok, quindi sono Sì. tutti quanti questi meccanismi qua che quindi mantengono la persona all'interno di un qualcosa di logorante, e quindi a un certo punto no, non ne può più. Infatti tra i primi segni che si possono riscontrare, ad esempio, è il malcontento dell'utenza per quanto riguarda la capacità di empatia e di cordialità del personale sanitario, ad Ok. esempio. Ok, ma poi ovviamente anche si presta molta meno attenzione a quello che si fa, perché appunto, come diceva Giulio, è una routine. Eh sì, ah. Ma infatti quando arrivi a un punto dove fai delle cose completamente meccaniche, cioè fai dei movimenti alla fine meccanici perché dici lo faccio tutti i giorni, non presti attenzione e appunto essendo sicuro del movimento lo fai, rischi anche di farti del male. Cioè molte volte è quello il rischio più che altro, cioè sei talmente sicuro di una cosa non ci dai peso che dici ma sì. E tutto questo perché Sì. non ti importa magari neanche tanto di quello che stai facendo, che è brutto, è molto brutto. Sì, io stai pensando tutt'altro, quindi comunque ti distrai e non sei concentrato, quindi aumentano anche gli incidenti sul lavoro, Ma chiaramente. sì. 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 E invece, sempre per quanto riguarda lo stress, quando siamo in una situazione in cui è l'ambiente che ci circonda a stressarci ed è un ambiente che non possiamo cambiare, come ad esempio, magari al momento non possiamo cambiare, come la famiglia, la scuola, o il lavoro. Come facciamo ad adattarci al meglio a quella situazione? Beh, bisogna fare un po' una rivoluzione, come dire, bisogna rivedere un po' il sistema interpretativo. Ok. Cercare di capire esattamente quali sono quelle cose che ci danno fastidio e riassestare il nostro sistema interpretativo. Perché magari siamo noi che stiamo interpretando le cose in maniera. Però non mi va neanche di dare solo la responsabilità all'individuo. All'interpretazione, ok. Sì, perché ci sono veramente degli ambienti marci, cioè degli Sì. ambienti dove la comunicazione non funziona. Viene incentivato addirittura un ambiente magari anche dove la paura è quello che, cioè chi incute paura comanda, Ok. o un'eccessiva aggressività, l'aggressione, no? Quindi come se chi fa la voce grossa allora è il padrone, no? Oppure una gerarchia poco collaborativa. Ok, qua Ok. si parla di clima, cultura organizzativa ed è la stessa cosa comunque anche a livello sociale, no? Perché alla fine un'azienda è un microcosmo, una microcultura, come se fosse un piccolo paese. Però questo Sara posso dirti per esperienza personale e ovviamente tu hai più esperienza di me sicuramente perché da molti più anni che lavori in generale Infatti ho sei nel mondo scelto del la lavoro. partita IVA. Per questo infatti dico, cioè la cosa che mi spaventa a me più che altro è che essendo comunque io artigiano, perché l'azienda di mio papà è artigiana, ancora siamo abbastanza piccoli, cioè ho notato che la maggior parte di queste situazioni avviene comunque in contesti molto piccoli, cioè, cioè non molto piccoli, diciamo piccoli piuttosto che grandi, perché appunto in contesti grandi, quali magari aziende grandi con 500 e passa dipendenti sei più tutelato perché devi essere per forza più tutelato in quanto la quantità di persone fa sì che devi mettere d'accordo tutti per forza, mentre in realtà artigiane, ma in realtà sì, cioè nel senso che ho notato io almeno che in molte più realtà piccoline le persone sono molto più scontrose e molto meno affabili e che dopo c'è una facciata in contesti più grandi è un altro discorso, però almeno c'è l'intenzione, capito? Allora, dipende. Per la mia esperienza, no. Sarà che mi vedo solo persone che dà dei problemi, però no. Ah beh, sì, ovvio. Tutto dipende da chi mettono a dirigere. Come la scelta del lavoro da fare, come la scelta della scuola, che vabbè, super, cioè, ma che vada ripieghi sull'università, quindi vabbè.
Però la scelta della persona che metti lì, che deve essere un motivatore, non un padrone. Esatto, però allora Ok. lì il problema sta nell'azienda, nel scegliere la figura, capito, in quel caso. Esatto. Molte volte lo fanno perché dicono, ma sì, questo è tot anni che lavora qua, è bravo, di qua di là, però non le fanno magari un profilo psicologico per vedere se è in grado di rapportarsi con le altre persone. Sì, anche la capacità di leadership, perché non è Eh sì. scontata. Cioè, Però io vorrei non è l'esperienza che fa tornare un leader. attimo alla domanda di Olga, cioè come faccio ad adattarmi a queste situazioni qua stressanti? Allora, intanto bisogna cercare di rivalutare quelli che sono gli atteggiamenti degli altri nei nostri confronti e capire se c'è intenzione lesiva oppure se è semplicemente il carattere di quella persona, se effettivamente c'è un'intenzione negativa nei nostri confronti oppure se, boh, se è semplicemente un modo che ha di esprimersi questa persona qua, quindi a quel punto lì magari il problema è un po' più ampio, non è nostro, magari è più sulla comunicazione, però ecco, prima cosa lavorare sulla propria comunicazione, perché non si può aspettare e pretendere che siano gli altri a cambiare il modo di comunicare se non siamo noi stessi i primi, cioè se Infatti. vogliamo un cambiamento dobbiamo essere i primi a cambiare, perché altrimenti non è inutile, cioè, di cosa stiamo parlando. Quindi Certo. può essere difficile perché ovviamente il cambiamento crea un po' uno sconvolgimento Spavento. dell'equilibrio, sì. Però in primis, secondo me, lavorare sulla comunicazione è importante perché quella fa tanto. Ok. E poi appunto cercare di capire se ci sono condotte lesive nei nostri confronti oppure no, però vanno analizzate in maniera oggettiva. Non Ed è soggettiva. difficile. Eh sì, anche perché la prima roba che ci diciamo è, boh, magari è soltanto una mia impressione. In realtà bisogna vedere se questi comportamenti, questo modo di, è reiterato o meno. L'amo. Stavo leggendo la chat un attimo perché ha scritto l'amo quando gli parte il dialettino. Dico, una gazzella blu è veneto anche lui. Siamo pieni di veneti stasera. Esatto. E mi sto trattenendo anche. Ma anche io in realtà un po', ogni tanto quando sono in live mi viene da parlare dialetto perché io al lavoro lo parlo praticamente sempre e alla sera devo ridimensionarmi perché non abbiamo solo spettatori veneti, quindi dico Ritorno. ok, ritorno. Allora, il calzino pazzo chiede: lavorare sulla comunicazione, intendi parlare della situazione stressante con gli interessati? Nì, nel senso che bisogna fare molta attenzione perché si rischia di avere gli effetti repercussori. Quindi, se tu mi dici che io ti faccio star male, allora continuo a farlo. Ok. Finché tu non mi dici, cioè, parte una sorta di meccanismo strano. Cioè, quando una persona non può accettare di ferire un'altra persona, si sente magari, ecco, anche questo è importante capire, se l'atteggiamento di quella persona è un meccanismo di difesa. Perché se è un meccanismo di difesa, nel momento in cui tu lo togli, glielo togli, quindi gli fai vedere che quell'atteggiamento lì in realtà non va bene, e gli stai togliendo il suo meccanismo di difesa. E quindi reagisce in maniera aggressiva. E Ok. quindi può mettere in atto Una comportamenti. vendetta quasi. Sì, una sorta di Sì. no, una ripicca, sì. Esatto, sì. E quindi lì bisogna valutare bene la situazione. Magari prima cercare di sondare un po' la roba, cioè capire se è così anche con altri o soltanto con noi. Perché Ok. se è così solo con noi, allora meglio non mettere altri in mezzo, perché si toglieranno fuori e poi andranno come naturale che sia, andranno da chi percepiscono avere più potere, tra virgolette. E quindi così si può chiedere un consiglio eventualmente se c'è un consulente aziendale o se c'è o proprio anche al proprio superiore, che se è diciamo, se è un superiore illuminato, direi, magari vi dà qualche consiglio perché magari lo conosce, oppure ecco, rivolgersi a chi lo conosce meglio, Ok. così. Altrimenti magari evitare le domande dirette.
secondo me, la mia opinione è questa però, evitare le domande dirette perché il suo meccanismo di difesa potrebbe appunto scoperchiare il vaso di Pandora. E meglio piuttosto magari passare un po' di lato e quindi dire ma ti vedo un po' nervoso, va tutto bene, quindi mostrare interesse nei suoi confronti. Sì, in maniera Quindi indiretta. cioè io dico sempre così, se cerchi apertura dalla pigrizia. Salute. Grazie. Se Se Covid. cerchi apertura, dalla tu per primo. Ok. E vedi cosa ti viene risposto. Se continua ad esserci chiusura, lascia stare. Evitare. Sì. E quindi cercare di mantenere i rapporti, se sei all'interno del mondo del lavoro, più professionali possibili. Se invece sei in contesto di amicizia, comunque mantenerli più a livello di conoscenza o comunque, ecco, non spifferare proprio i fatti propri, ecco, insomma, Eh questo beh, sì, sempre. chiaro. Ti faccio una domanda da calzino pazzo, che è la seconda volta che la scrive. Sì, Dai, dimmi, dimmi. giusto. Ah, tra l'altro mi sono dimenticata di rispondere a una micro domanda che mi aveva fatto sulla filosofia Oddio, dov'era? sul pippone un po' più in alto. Eccolo qua. No, Ah, ho no. capito, sulla filosofia da avere per autoanalizzarsi. Esatto, sì, Eccolo eccolo qua. qua. Che filosofia seguire? Allora, innanzitutto, come dicevamo prima, cercare informazioni che siano il più leggere possibile, quindi che vadano il meno possibile nell'autoanalisi, perché appunto può essere controproducente, come chiedevi. La risposta, come dicevo prima, era sì. Come filosofia direi di concentrarsi sull'autoconsapevolezza. Questo è molto importante, quindi diventare consapevoli dei propri sentimenti, di quelli che sono gli eventi, gli stimoli che ci arrivano, che possono causare una certa emozione e quale, e in che modo, e come si esprime. Quindi più che lavorare in ottica di cambiamento, prima lavorerei in ottica di autoconsapevolezza, quindi proprio cercare di capire bene come si funziona, che carattere si ha, chi si è, cosa si vuole, quali sono i nostri obiettivi. Questo è, direi, la base Domanda. da cui partire, sì, Ok. senza farsi troppe seghe mentali, perché se la risposta non arriva adesso vuol dire che magari abbiamo, insomma, se non Bisogno di c'è chiara tempo. subito, vabbè, arriverà. Cioè, Guarda, non... faccio la sua seconda domanda, no? Che l'ha Sì. fatto 80 volte, sta domanda. Chiede: quando sono diffusi i disagi psicologici in persone che non diresti mai che ne soffrono? Alla base all'ordine del giorno. Sì, ce Ma chiunque ne soffre di un sono minimo tanti, di ma sai qualcosa. cosa più che altro secondo me è ancora un po' tabù? Cioè il fatto che, cioè, perché è strano per te questo calzino? Nel senso, cioè non è strano che una persona che sembra non abbia problemi, alla fine ognuno di noi ha qualche problema. Solo che, cioè, non capisco cosa sia di strano nel dire non sembra tu abbia un problema. Cioè, in base a cosa? In base alla faccia che ha? Cioè, non... Immagino, ai No, ma comportamenti, magari penso. emergono, che ne so, magari all'interno di dialoghi possono emergere delle resistenze da parte degli altri, no? E quindi tu dici, Madonna, magari tu hai dei problemi, cioè nel senso, cose che magari per te sono, adesso correggimi se sbaglio, calzino pazzo, però sto un po' interpretando. Cioè, ne trovi tantissime persone che hanno effettivamente che ti dici no, vabbè, ma questo qua ha dei problemi. Cioè, persone che non, quando ti trovi davanti delle persone che non si interrogano neanche su, che non, cioè, come se non si preoccupassero di niente, no? Come se non si interrogano neanche su effettivamente quello che stanno facendo. Sì, Fanno robe esatto. così col pilota automatico, oppure cerchi di fare un discorso logico e mi viene via in fora, cioè. Mi ricorda qualcuno? Sì, mi conosco. Dici, ma che problemi hai? Cioè, ti viene? Oppure persone che, non so, questa però è la mia, cioè mi metto in mezzo anch'io Sì, su questa roba chiaro. qua. Anche perché io ho lo svantaggio che li vedo i problemi, quindi effettivamente tipo ad esempio chi è stra mega preoccupato tutto quanto sull'aspetto, cioè ci sta. Sì, ok, in che misura però? Cioè, anche lì,
Ok, cioè, ok, anch'io stasera per venire a fare la live mi sono truccata perché sennò alla webcam sembra una tavola bianca e quindi ho detto, beh, magari mi do un po' di colore. Ma un conto è darsi un minimo di dire mi metto qualcosa perché mi sento più carina, un conto è avere la paranoia di non uscire nemmeno di casa Esatto, un se conto non è si è dire, perfetti. un conto è la Olga che dice non vengo in live perché sono brutta, che discorso è? Cioè... Non l'ho mai detto. No, Quando si è l'ho rotta il detto solo naso. quando mi ero devastata dall'incidente. E che tra l'altro ti abbiamo pure offesa. No, ma che tra È l'altro sono venuta comunque, quindi cioè, a me veramente vero, frega, appunto. frega proprio Appunto, zero. non bisognava te ne fregarsi niente, infatti. Esatto. Ma comunque, secondo te, Sara, in Italia dovrebbe essere fatta più sensibilizzazione sui problemi psicologici? Sensibilizzazione secondo me ce n'è già abbastanza. E deve Ok. essere tolto lo stigma. Ok. Del dire lo psicologo è una persona o È lo il pazzo. psichiatra, sì, che cura Esatto, i esatto. Cioè, pazzi. Esatto. molti vedono la parlata con lo psicologo come un qualcosa di stranissimo, quando, cioè, è una delle cose più normali del mondo. Cioè, anche perché, pensateci un attimo, cioè, tutto quello che magari pensiamo e magari riteniamo sia giusto, è comunque un pensiero che parte da noi stessi. Quindi ogni tanto, secondo me, mettersi in dubbio non fa male. È chiaro? Certo. Sì. Ma E in realtà cioè, ci possono partire i dubbi così in automatico e quindi cerchiamo anche una risposta, anche certo. semplicemente per quello. Cioè, sarebbe importante che proprio a livello culturale ci fosse uno scollegamento tra lo psicologo e la patologia. Primo, Esatto. perché se c'è un disturbo, il classico pazzo, e sottolineo fra virgolette, ok? Te vai dal psichiatra, non te vai dal psicologo primo, ok? Esatto. Perché a quel punto lì la psicoterapia può contenere determinati esploit comportamentali, però non fa miracoli, ok? Cioè, lì serve un contenimento farmacologico con un legame molto stretto alla struttura sanitaria e con il proprio medico di fiducia, insomma, tutti quanti, tutta la rete che si può attivare in questo caso. Però qua stiamo parlando di patologie come può essere la parte psicotica, la schizofrenica, eccetera. Quindi questo è l'ansia, viva Dio, cioè chi si naga? Tutti. Cioè, proprio per il fatto che è una reazione normale, direi che è normale andarla ad affrontare dallo psico, dovrebbe quantomeno normale affrontarla dallo psicologo, cioè, ma anche senza tirarsela troppo dietro, perché se no dopo ti stai in terapia 20 anni, cioè, uff, anche perché dopo anche lì poi dipende dall'approccio, ovviamente ci sono approcci che hanno uno svolgimento più breve. E quindi sono più impattanti e viene richiesto molto di più il coinvolgimento della persona anche con attività a casa, ad esempio, che però se la persona non fa, la terapia non funziona. Ok, altri approcci invece dove si richiede meno questa parte e quindi si lavora molto di più in seduta e quindi ovviamente si allungano i tempi, perché se una persona lavora tutti i giorni, è come se, cioè, ovviamente ti restringe il tempo di terapia, però sono approcci diversi, cioè, anche lì a seconda della tecnica ovviamente ci si mette un po'. L'importante è trovare, al di là della tecnica, ok? Perché comunque bisogna sempre tenere presente che quando si affronta una terapia ci vuole il tempo che ci vuole. Cioè, non bisogna mettersi fretta, perché se ci si mette fretta si rischia anche di creare delle barriere in più che lo psicologo fa fatica poi a capire e a smantellare. Smantellare, adesso passatemi il termine, bruttissimo, però insomma, cioè, diciamo, ad abbattere un po', ecco, le difese che può avere la persona. Quindi mai darsi fretta su queste cose, perché come dicevo prima, che se una cosa non c'è chiara, un pensiero non c'è chiaro, pace diventerà chiaro dopo. È la stessa cosa in terapia, cioè può essere che la cosa sia lì, appena sotto la superficie, ma non ci si riesce a scalfire la superficie. Ok, non Okay. si E riesce a quindi è farne importante match. darsi il tempo, perché la persona rivela ciò che può essere il proprio problema quando è pronto ad affrontarlo. Va bene.
infatti anche lì noi dobbiamo stare attenti, noi intendo come terapeuti, dobbiamo stare attenti a non sfondare troppo quindi, in fretta. Esatto, cioè chi ha decenni di esperienza se lo può permettere perché sa anche come contenere eventuali o comunque sa come ricompattare il paziente in maniera molto veloce. Chi ha meno esperienza, come posso essere io, magari sto un po' più attenta, cioè preferisco fare due sedute in più piuttosto che far scompensare il paziente perché appunto non voglio peccare di superbia nel dire no, lo ricompatto in due secondi, no, no, certo. Cioè, okay. Quindi sì, lì bisogna veramente darsi il tempo e quindi l'importante è trovare lo psicoterapeuta con cui ci si sente a pelle bene. E okay. Non è detto che sia il primo. E secondo te ci dovrebbe essere uno psicologo garantito dallo Stato? Come ad esempio potrebbe esserci la figura del medico di base, anche uno psicologo di base garantito psicologo, gratuitamente. Ma non psicoterapeuta, secondo me. Allora, okay. Psicologo sì, perché comunque tu vai lì, fai come vai dal medico, 10 minuti, ok, spieghi il problema, te fai impegnativa e via. Lo psicologo idem, perché comunque magari ti dura un'ora perché bisogna sviscerare un po' meglio la cosa, magari al massimo tot ti fai due incontri da così per capire meglio e ti invia a uno psicoterapeuta e allora anche lì sarebbe figo che venisse inviato in maniera più ottimale a seconda dell'approccio terapeutico, certo, perché adesso non so se ci sono o se lo vedrà mai sto coso uno psicoanalista che dopo che dirò questo mio dirà vita, secondo me un disturbo d'ansia trattato con la psicoanalisi anche no, cioè la psicoanalisi che sto parlando della psicoanalisi sto parlando di dell'eredità di Freud, ok, detta proprio sì male. sì chiaro, l'eredità di Freud, ecco, interpretazione di sogni. Sì, beh, oddio, non solo quello. Va benissimo, ok, va benissimo, se ti trovi bene, ok, fallo, sciogli tutti quanti i nodi della tua vita, ma se la sintomatologia acuta ti crea problemi, meglio un cognitivo comportamentale, ti va direttamente sul sintomo ad agire e quindi tu hai subito la percezione di stare meglio, non te lo porti dietro per 20 anni. Ok. Okay. Dopo ci sta il percorso di analisi, dopo fatelo, perché comunque se ti è partito un disturbo d'ansia, a meno che non sia dipeso da un trauma specifico, da un evento specifico, ci sta a rianalizzare la tua vita, capire se c'è qualcos'altro. Psicanalista parlavamo con Cobain, non psicoterapeuta, perché Sara è una psicoterapeuta. Sì, psicoterapeuta, sì. Ecco, e quindi sì, comunque il pubblico offre servizio di psicoterapia, che secondo me sono stati selezionati a suo tempo un po' male, nel senso che dovrebbe esserci a livello pubblico una maggiore differenziazione tra approcci, proprio perché è importante, cioè se uno la psicoanalisi se la vuole fare o si vuole fare un percorso di terapia più ampio, e ad ampio spettro, e stare in terapia a 2, 3, 4, 5, 10 anni va bene, ma fatelo, però nel pubblico ci sono liste d'attesa continue, quindi secondo me sarebbe meglio magari selezionare quegli psicoterapeuti a orientamento cognitivo-comportamentale, e sto parlando anche contro il mio orientamento, perché io sono cognitivo-costruttivista, che non c'è, cioè okay, è un'altra roba. Un'altra cosa. Okay, quindi in realtà mi sto precludendo la strada al pubblico dicendo questo. Il cognitivo comportamentale invece è molto più mirato al sintomo e alla risoluzione della problematica nel più breve tempo possibile in maniera efficace. Ovviamente il coinvolgimento della persona è richiesto, chiaramente, però cavolo, cioè, riduci la lista d'attesa in maniera più veloce. No, quindi a livello pubblico insomma sarebbe così, però questo qua è un mio pensiero. A livello pubblico è difficile quindi, purtroppo, accontentare tutti, sì, visto che sta già collassando di suo sistema pubblico. Anche perché cioè io ho sentito l'esempio di che so magari persone che non possono permettersi purtroppo le cure da un privato, quindi sono costrette ad andare dal pubblico, tuttavia il pubblico
diciamo, ti dà un tot di sedute, dopodiché basta. Che consigli daresti ad una persona che non... No, li puoi ripetere. Ah, cioè, li puoi ripetere, ma in maniera infinita? Sì. Beh, finché c'è necessità. Ok. Perché no, sì. Okay. Poi chiaramente ci sono anche terapeuti privati che fanno tariffe sociali, come le chiamiamo, tra di noi le chiamiamo così, nel senso che sono tariffe più agevolate, o ogni terapeuta ha il suo sistema per calcolare eventualmente il prezzo sociale, e ce ne sono, ma l'importante è non aver paura a chiamarne diversi, perché esatto. Cioè non è come quando si prende l'antibiotico, quando si prende un farmaco a caso qualsiasi, cioè non è detto che faccia effetto subito e che quel farmaco lì vada bene per te. Okay. E la stessa cosa lo psicoterapeuta, cioè non è detto che quello psicoterapeuta, cioè se hai culo lo becchi a primo colpo, ma non è detto, ok, che sia quello giusto. Sì. Diciamo... Ci deve essere un feeling a pelle subito. Vabbè, okay. Sì. O comunque nel corso della prima seduta, insomma, si deve creare questo rapporto, altrimenti non ha senso. No, perché magari o ti fidi poco, oppure boh, diventa poco efficace quello che ti dice, non l'ascolta, non fai i compiti a casa, non... Si diventa, cioè, ci diventa soltanto il paziente in realtà, quindi, perché tanto il terapeuta guadagni stesso, quindi non è quello il problema. Cioè, ovviamente è frustrante, perché senti che non stai riuscendo ad aiutare la persona, e penso che sia la cosa più frustrante che ci possa essere nel mio lavoro. Quindi la sensazione di fallire, però, penso principalmente al paziente. In primis va al paziente. Ah sì. Spero che non però sia c'era una mezza domanda a cui non ho risposto, che mi chiede di calzino passo in alto, che mi chiedeva secondo te. Era quella del... Quella lì, eccolo qua. È vero secondo te che ci si giudica molto? Sì, in rapporto anche a come si vedono gli altri? Sì, perché si fanno i paragoni, ma avendo un'immagine distorta di come effettivamente sono gli altri magari. Sì, perché se si parte da un'ottica autosvalutativa, gli altri saranno sempre meglio. Quindi sì. Ti paragoni sempre in maniera distorta. E come fare per sistemare la cosa? Farti i cazzi tuoi. Smettere di paragonarti agli altri. Ma è esatto. È un esercizio difficile però che va fatto. Sì. Una sorta di invidia e penso a me stesso. Sì, cioè adesso vabbè, l'ho buttata un po' in ridere, però possono servire come metro di paragone per aggiustare il proprio sistema di autovalutazione, ecco, questo sì, però bisogna sempre tenere presente che noi siamo noi e gli altri sono gli altri, e ognuno ha la libertà di essere come vuole, nei rispetti della legge ovviamente. Eh beh, sì. Okay. Allora, ti faccio l'ultima domanda qua della mantide che avevamo pronta. Allora, vai. Se io conosco un mio amico che magari ha bisogno dello psicologo, ok, però questa persona vede lo psicologo come un nemico o uno strizzacervelli o come un tabù, come posso fare a invogliarlo ad andarci lo stesso? Dipende dalla persona. Perché se ha una chiusura totale, può esserci anche il fatto che non vuole cambiare, che è nella sua, che anche se sta male, però è in una sorta di zona comfort, e quindi non lo smuovi da lì. Cioè, bisogna a un certo punto accettare che non si può salvare tutti. Sì, ok. Però, okay, però, quindi però dici, magari... non insistere, e cioè lasciar stare piuttosto che premere sul fatto di mandarlo da uno psicologo. Dirglielo senza pressing, ok. Sì, come il discorso che dicevamo prima, no? Del fatto di invitare ad uscire una persona, sì. Esatto. Sì. Cioè, tipo dire, ma hai mai valutato eventualmente? Cioè, secondo te potresti migliorare la tua situazione? Anche adesso, al di là dello psicologo, perché se comunque una figura che lui vede come nemico, vabbè, non mettiamoglielo davanti. Cioè, okay. Secondo te la tua condizione è migliorabile? Potresti vivere meglio se? Esatto. Ok. È quello che ho fatto io nel mio caso con la persona che avevo vicino. Gli ho detto, pensi che la tua vita migliorerebbe se? E lui mi ha sempre risposto, boh, non lo so, cosa aspetti a scoprirlo? Scopriamolo, esatto. Però se non ha un'idea di miglioramento, è difficile che parta il movimento. Cioè, se non sai dove andare, non fai il passo. Certo.
Quindi se tu non ti vedi, se tu non identi, non, per carità, è anche compito nostro, cioè nel senso non è che tutti quanti riva e hanno già la voglio essere cos'ha. E quindi tu glielo porti, perché magari quella cosa là è irrealizzabile, ok? Però quindi compito nostro, soprattutto all'inizio, è di definire anche l'obiettivo e quindi dove la persona vuole. Sì, qual è il tuo punto d'arrivo? Cioè, cosa vuoi arrivare Esatto. a essere o dove vuoi stare tra qui a un paio di sedute, tra qui a un paio di mesi, che non lo so. Esatto, però se la persona nel momento in cui chiedi ma secondo te la cosa può migliorare, lui ti dice boh, vuol dire che non ha neanche chiaro, probabilmente, o non te lo vuole dire, o ne frega, no, non ne frega niente, no, però... Magari più che non ne frega niente è proprio forse il fatto di dire... Cioè, non sento, cioè, in primo luogo, non sento che la cosa possa aiutarmi. Cioè, si deve un po' far convincere che possa aiutarlo. Però lì mi domando, a quel punto perché vai dallo psichiatra o dallo psicologo? Per cambiare. E perché se pensi che cioè, che non sia la soluzione? Cioè, nel senso, è un Ma modo in più infatti per provare? sì, però dipende come la prendono, cioè se la prendono come sfida rischiano di sfidare il terapeuta, quindi non funzionerà a prescindere. Certo, sta anche nella bravura del terapeuta interrompere questo e quindi far vedere la possibilità di, Sì, un po' come dire, chiaramente. guarda, vediamo se tu riesci a cambiarmi. Cioè, capito? La vedono un po' Esatto, così. No. esatto. Però se tu, siccome non lo puoi cambiare in una seduta, a meno che tu non sia uno dei luminari che a Il quel punto guru. lì, già, il guru. Sì, se tipo, cioè, sei un guru, se ti senti un guru, no, e cambi le Ah, persone. sì. Sì, ecco, sì, a meno che appunto. Che allora lì già nella prima seduta ti stravolgono abbastanza che quindi dici oddio, e allora lì ok, però se siccome non tutti quanti abbiamo la stessa, anche perché qui ti paghi profumatamente, voglio dire, non è che tutti quanti abbiamo la stessa esperienza o lo stesso modo di, perché magari c'è chi è più delicato perché non vuole magari sconvolgere la persona. Oppure non vuole, sì, insomma, ognuno ha la sua modalità che comunque alla fine riflette, ed è importante che lo faccia, riflette un po' anche la personalità del terapeuta stesso. Ok. Perché se no il paziente percepisce che non sei vera, e quindi, vero, vera, quello che è, Cioè, e quindi no, ti verse. respinge. True story. Sara, ti facciamo un'ultimissima domanda, che era sempre da parte di Calzino Pazzo. Pisto intanto è scomparso nel Ops. frattempo. Come è Finché scomparso? torna Pisto ci mettiamo. Ok, non riesco. Vabbè. La vedrete così finché Pisto non torna con la Si è webcam. staccata la webcam Aspetta di che... Pisto. Aspetta che provo. Calzino Quindi... Pazzo chiedeva dei libri riguardanti Scusate. L'intessere relazioni Ah, significative, l'intessere non relazioni necessariamente significative. strumentali. Insomma, dei libri che ti aiutino a rapportarti meglio A con le creare persone dei vicine rapporti a te. veri. Sì, più intimi, non lo so. Calzino Pazzo vuole degli amici, praticamente. Allora, per prima cosa lavorare sullo stile di comunicazione assertivo. No, ma vuole proprio dei libri. Ok. Sì, aspetta che ci sto pensando, sto prendendo tempo. No, sto pensando a un libro che non ce l'ho neanche qua, porco cane. Allora, ce ne sono una miriade, aspetta un attimo, aspetta, che faccio una ricerca al volo perché... Non ti preoccupare. Mi sfugge, cioè, ce ne sono veramente una miriade. Comunque, allora. Ragazzi, allora intanto in chat vi ricordo che abbiamo tutti i nostri social e ve li lascio qua linkati. Abbiamo il gruppo Telegram, la pagina Esattamente. Instagram Il server e server Discord. Discord. La live verrà ricaricata su YouTube, quindi se vi siete persi dei pezzetti potete ritrovarla su Andate a YouTube. rivedervi, ragazzi, Esatto, volenti. se invece ci state guardando da YouTube, noi facciamo le live su Twitch e niente, potete venirci a seguire, lasciarci semplicemente un follow per supportarci oppure abbonarvi con Amazon Prime se ci volete veramente bene. E lì vi daremo un bacino Se vi abbonate con Amazon Esatto. Prime riceverete una foto dei piedi di me, Pisto o Olga a Ma caso e come? dovete indovinare di chi sarà il piede. E
Perché proprio quello più brutto della Olga? Cosa? No, non è vero. Già, Olga, Non sappiamo hai il tuo mai visto i segreto. miei piedi, credo. Non hai voluto farmeli vedere e vuol dire c'è solo una cosa? Ma sai Allora, che ho pensato che in abbiamo realtà ci detto solo siamo che in live conosciuti voi anni parlate di fa? piedi, perché devo finire Ci così? siamo conosciuti in Non, pista al mare, lo sai? Sara deve capire che siamo delle persone problematiche, anche noi. Beh, ognuno ha i suoi fetish. Ma vabbè, ma anch'io lo sono, cosa vuol dire? Esatto, siamo tutti problematici un minimo. Eh beh, sì. Ma ci sta, insomma, se no dov'è il bello? Esatto. Se no, gli psicologi non avrebbero lavoro. Tra l'altro, sì, no, vabbè, ma insomma, comunque, cioè, anche noi andiamo dallo psicologo, perché alla Infatti è una fine. cosa che volevo chiederti, cioè, andate regolarmente? Allora, sì, dipende. Comunque, generalmente un po' tutti quanti facciamo un percorso di terapia. Chi ce l'ha obbligatorio all'interno, addirittura il corso di specializzazione? Ci sono determinati approcci che ce l'hanno proprio obbligatorio, proprio perché per quel tipo di approccio lì, il fatto che ci siano delle interazioni tra le problematiche che porta il paziente e la problematica, personale dello psicologo può inficiare Il lavoro. il risultato, insomma, è così il lavoro. Però comunque, insomma, penso sia importante sia perché capita sempre che il paziente ti porti esperienze comuni anche a te, il che va benissimo perché comunque empatizzi, però bisogna stare attenti a non proporre soluzioni che per te sono andate bene, perché magari per il paziente non vanno. E quindi è importante mantenere una sorta di empatia, conio adesso il termine, empatia sconnessa. Cioè, dalle proprie esperienze, dalle proprie, come terapeuta, dalle proprie esperienze. Quindi, secondo me, il lavoro di terapia personale è molto importante, anche perché comunque i vissuti e quello che ti porta il paziente può portare in te delle attivazioni particolari che è giusto chiarire, insomma, che magari può smuovere qualcosa dentro che poi ti fa lavorare male con il paziente. O anche proprio per, infatti, questa parte qua però non è terapia, è supervisione, fatto con un collega più esperto. Se ad esempio un paziente ti elicita determinate emozioni, capire perché e come queste possono influenzare, quindi cercare di mantenerle, o addirittura anche se a caso di queste va inviato ad un altro, a un collega, perché può succedere. Cioè, nella relazione terapeutica si creano comunque, cioè si crea proprio una relazione terapeutica, ok? Quindi chiaramente c'è anche una connessione emotiva, sia per empatia del terapeuta nei confronti dei pazienti, come secondo me dovrebbe essere naturale, e sia perché secondo me è un passo fondamentale per instaurare una relazione terapeutica. Anche se magari ci possono essere colleghi che non sono del tutto d'accordo, ma io la penso così. E poi proprio perché ci sono delle dinamiche all'interno, cioè comunque non è una relazione paritaria. Ok? Cioè, non voglio spaventare nessuno, nel senso che comunque il paziente si affida, no? Al terapeuta in qualche modo, e quindi è chiaro che non è più paritaria. Cioè, Certo. non è il paziente che ti racconta i fatti suoi e il terapeuta Che racconta i dire fatti suoi, sì, questo che sì. questo Esatto. è paritario, ok? Ma avviene solo il paziente verso È solo da una terapeuta, parte, e certo. esatto, E cioè. farglielo credere e basta. Cioè, puoi essere d'aiuto in certe terapie. Cosa vuol dire? Fargli credere che il dialogo che stai avendo. È paritario. Esatto. Oh, no, può essere controproducente. Ah. Perché la relazione terapeutica è creata apposta per anche quella, cioè no, non c'è niente lasciato al caso in realtà, anche se poi quando, allora, infatti una delle mie preoccupazioni più grandi quando ho iniziato la terapia era, oddio, ma sarò in grado di creare le relazioni terapeutiche? No, cioè te lo chiedi perché ovviamente sei alle prime armi. E Certo, come su tutte le poi, cose. sì, poi ti viene naturale alla fine, no? Cioè, se hai fatto un buon lavoro di studio, se hai un supervisore bravo, ti viene naturale, soprattutto se hai anche la motivazione e la passione per il tuo lavoro.
ti viene naturale, allora lì ti chiedi ma sto sbagliando o è normale che sia naturale, no? E quindi per quello che è importante sia un periodo di terapia personale ma anche proprio la supervisione con colleghi più esperti proprio per sciogliere determinati dubbi. Una relazione tipo paritario, allora o te la sai giocare da Dio o diventa controproducente, perché la relazione terapeutica è fatta apposta, si chiama relazione terapeutica, cioè è un ci tipo di essere relazione, una terapia, esatto, è proprio una relazione cioè che si crea appositamente per incentivare il cambiamento, e senza la quale, cioè se il tuo amico ti dice guarda che così stai sbagliando, secondo me ha lo stesso effetto che ne magari affronti la problematica con il terapeuta, secondo voi? No, cioè col terapeuta è molto più efficace, ma perché c'è proprio un rapporto che tu sai che, cioè, che tu sei lì proprio per parlare con lui ed è una persona che non, cioè che è lì proprio per ascoltarti e basta. E poi è una persona estranea a quello magari che è quello che ti circonda, di conseguenza sì. Può dare un parere oggettivo a un tuo problema, avendo anche studiato esatto, il tipo poi di è appunto il consiglio di un amico, è il consiglio di un amico, e quello che ti dice di fare un terapeuta è probabilmente frutto di anni di studio, e quindi lo ritieni magari anche più giusto ascoltare. Esatto. Sì, più che altro anche, cioè, al di là del fatto che comunque il terapeuta non dà consigli, in realtà, il terapeuta non ti consiglia, ah ma prova a fare così, no, sì vabbè, ti può dire prova a fare questo, ma perché serve a te come cioè come conoscenza di te, cioè prova a fare questo e senti come ti senti, per capire anche se può essere una roba che fa per te, ad esempio. Okay. Però comunque si cerca sempre di incentivare il ragionamento cioè è il paziente da solo che ci deve arrivare, non devi dirglielo tu. Certo. Roba che invece gli amici non fanno, cioè gli amici ti dicono loro la soluzione, tante sì. volte. Invece il terapeuta dovrebbe darti gli strumenti per arrivare a quella soluzione, sostanzialmente. Eh sì, e poi quando vai in terapia sai che quell'ora lì è tutta tua. Sì. E che l'hai pagata, hai cura per te. Sì. Che dite, ragazzuoli? No, sì. Che dite un attimo, c'è da rispondere alla domanda di Calzino Pazzo. Ah, è vero, il libro calzino, esatto. Pisto, che ti dimentichi dei tuoi follower che ti guardano. Calzino, l'abbiamo viziato, Calzino, con le risposte questa è sera. Vero. Calzino si è viziato. Questo autore qua non è uno psicologo, è un comunicatore. Che prima faceva tutta un'altra roba, okay. E si chiama Alessandro Ferrari. Io però sono stata a due suoi incontri che ha fatto, giusto per capire un po', perché appunto mi parlavano di questi comunicatori fantomatici che sono il male nel mondo, e quindi ho detto vabbè, vediamo un attimo. Vediamo. Esatto, e sono andata agli incontri di comunicazione assertiva. In realtà li ho trovati veramente, cioè roba che sapevo già, però li ho trovati veramente molto interessanti, anche ben spiegati, okay. Poi ovviamente lui ha declinato anche nei confronti della vendita eccetera, però per quanto riguarda la tecnica assertiva, quindi i principi fondamentali, secondo me non è malaccio. Quindi si chiama Alessandro Ferrari e il titolo è Comunicazione assertiva, come farsi rispettare in ogni occasione senza prevaricare, che è sostanzialmente questo il fondamento della comunicazione assertiva. Quindi esprimere il proprio pensiero, esprimere le proprie emozioni senza andare però a imporre il proprio pensiero e quindi rispettando gli altri. Quindi si va comunque a dare un'opinione distaccata, forse, nel senso no, una priorità ai propri sentimenti e al proprio pensiero, però senza andare a prevaricare gli altri, no? Quindi comunque cioè se noi per primi non diamo importanza a quello che proviamo e a quello che pensiamo, come possiamo pretendere che lo facciano gli altri? Vero. No. E quindi per prima cosa bisogna intanto l'autoconsapevolezza, come dicevo prima, e poi trovare il modo più corretto per comunicarlo agli altri. Chiaramente presa alla lettera si diventa quasi britannici, secondo me, come modo di esprimere, nel senso che può creare un po', notato, un po' di confusione da parte degli altri.
Proprio perché non accettano di far soffrire le altre persone, oppure perché il loro comportamento aggressivo è magari un meccanismo di difesa. Quindi va un attimo limato, non, secondo sì, me, soprattutto esatto. per... Non va preso alla lettera, diciamo. Esatto. Però ci sono alcuni principi fondamentali che sono sempre, che è sempre bene avere in mente, proprio perché bisogna dare priorità a se stessi. Questo è molto importante. Okay. Però poi, guarda, adesso stavo guardando proprio su Amazon. Ce ne sono veramente una marea, perché comunque la comunicazione assertiva alla fine è l'ABC di una comunicazione adeguata, ecco. E potete tranquillamente cercare, ce ne sono veramente tantissimi, e potete, ad esempio, qua c'è se volete due guru della comunicazione assertiva, che proprio sono due esperti, hanno dedicato la loro vita a questo studio. Sono Roberto Anchisi e Mia Gambotto De Sì, però è un manuale ed è abbastanza complesso, secondo me. Molto scolastico, tipo. Un po', cioè, però tentando nuoce, cioè, al massimo, se non è proprio chiarissimo, si può passare a... Si fa il reso su Amazon, esatto, da 30 giorni. Si passa a qualcosa di un po' meno didattico, ecco. Che è manuale di assertività, teoria e pratica delle abilità relazionali alla scoperta di sé e degli altri, ecco, di Anchisi e De Sì. Questo qua che io adoro come libro in realtà, però appunto io sono addetti ai lavori, quindi è chiaro che... E dopo questa viziata verso il calzino pazzo, io mi aspetto che il calzino pazzo almeno faccia la sub con Amazon Prime. Perché io so che lui ce l'ha pronta calzino, carica sei, da usare. Sei qui da mesi a guardarci, non ci hai incontrato la sub. Cioè, adesso che l'abbiamo, ho già... non è vero, non è sabbato, lo vediamo che non sia sabbato. Non è la sub quella vuol dire che è collegato l'account, maledetto, devi fare abbonati. Vabbè, stiamo insultando i nostri follower per che vengono viziati e fanno finta di essere sabbati adesso. Comunque, Gazzella, tranquillo, noi ti vizieremo sempre, quindi non ti preoccupare per il numero di domande. Niente, detto questo, Sara, ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Super interessante, Sara. Mi sono divertita veramente tanto. Mi fa piacere. Allora, mi fa piacere perché verrai richiamata in futuro per altre tematiche. Esatto, quali probabilmente la sessuologia... sesso, aiuto, orecchie drizzate su Twitch. No, vabbè, ma poi... Dopo l'esame. Ovviamente, sì. Poi fa ridere perché in realtà ci dicono sempre che parliamo solo di peni in questo podcast, quindi... E vagine. Quindi ecco, vi accontenteremo nuovamente con queste tematiche. Niente, vi ringraziamo tutti tantissimo per aver seguito la live, grazie per essere davvero stati con ragazzi, noi. Abbiamo già mandato i social. Vi abbiamo già mandato i social, quindi grazie e grazie mille Sara. Grazie a voi. Buonanotte. Anche alla chat, la saluto. Vai, grazie anche per le domande della chat, perché... Grazie calzino. E grazie per l'abbonamento calzino pazzo, grande. Serve benvenuto nelle mantide. Ci stai insegnando questo. E ricordi che adesso puoi usare l'emoticon della mantide, eh? Esatto. In ogni caso, Sara, grazie mille, ti auguriamo buoni studi e buona settimana di vacanza, giusto? Sì, vacanze. Studio. Più o meno. Buonanotte a tutti, raga. Ciao. Buonanotte, ciao, grazie. Intanto pisto che non guarda nessuno. Ciao raga.